Ben ritrovati a un nuovo appuntamento con Oncorete Sharing and Innovation System. Quest'oggi c'è il focus sulla rete oncologica del Piemonte. La rete oncologica del Piemonte se la gioca con la rete oncologica della Toscana in quanto prima nata e più organizzata d'Italia. Ricordo che sono meno di 10 le reti oncologiche attive e operative sul nostro territorio nazionale. Con Oncorete abbiamo scelto di parlare di reti oncologiche nella convinzione che solo la rete oncologica possa garantire una cura efficace e un percorso per quanto possibile sereno al cittadino che scopre di essere diventato paziente. Devo chiedere a tutti di chiudere i vostri microfoni. Saluto Franco Ripa, buongiorno a te, e presento anche tutti gli altri. Allora, Claudio Zanon, direttore scientifico motore. Beppe Fossati, direttore cronaca qui, che ci aiuterà con alcuni interventi a fare il punto sulla rete oncologica piemontese. Oscar Bertetto, direttore rete oncologica Piemonte Valle d'Aosta, nonché presidente del comitato scientifico Associazione Prevenzione e Cura Tumori in Piemonte. Massimo Aglietta, professore ordinario oncologia medica Università di Torino, direttore oncologia medica Istituto Candiolo IRCCS Torino. Oscar Bertetto, l'abbiamo già detto. Francesco Cattel, direttore struttura complessa farmacia azienda ospedaliera universitaria Città della Salute e della Scienza di Torino. Franca Fagioli, direttore struttura complessa oncomatologia pediatrica, centro trapianti, presidio ospedaliero infantile, Regina Margherita, azienda ospedaliera universitaria, Città della Salute e della Scienza di Torino. Maria Teresa Fierro, direttore struttura complessa dermatologia, azienda ospedaliera universitaria, Città della Salute e della Scienza di Torino. Franco Ripa, responsabile programmazione dei servizi sanitari e sociosanitari della Regione Piemonte. Buongiorno a tutti. Se è collegato già in questo momento, darei per i saluti istituzionali la parola immediatamente a Alessandro Stecco, presidente della quarta commissione sanità, assistenza, servizi sociali, politiche degli anziani, Regione Piemonte, che ringrazio personalmente in quanto presidente di Motore Sanità e in questo caso anche in quanto presidente dell'Associazione Prevenzione e Cura dei Tumori in Piemonte, che lo voglio ricordare ha 6.000 associati. Lo ringrazio davvero tanto per tutto quanto sta facendo in questo momento di grave difficoltà a riprendere tutte le attività correnti della sanità, e vedremo che nel caso dei tumori abbiamo tardato a diagnosticare un bel numero di tumori in questi 3 mesi. Alessandro Stecco. Sì, buongiorno, mi sentite bene? Buongiorno a, buongiorno a tutti, grazie. Sto usando un mezzo di fortuna perché il computer, proprio pochi minuti prima delle 11, ha deciso di riavviare a fare un aggiornamento, quindi è bloccato. Quindi mi scuso se ho uno schermo o comunque non fisso. E, allora, dunque, intanto grazie dell'invito. E, nell'aprire i lavori di questo interessante focus, sicuramente volevo dire alcune cose riguardante, portare i saluti innanzitutto dell'assessorato, dell'assessore alla sanità e della commissione sanità che invece appunto presiedo, e oltre che del consiglio regionale. Il tema è un tema fondamentale perché, come è stato detto nell'introduzione da voi, la rete di Piemonte effettivamente può vantare una grande esperienza di essere tra le punte prime ad avere attivato una rete oncologica funzionante. Spesso ci si lamenta di quello che si vorrebbe avere di più, no? Ma però non si guarda mai quello che si ha già, e noi abbiamo tanto perché è stato costruito bene, è stato costruito nel tempo, con particolare attenzione agli aspetti clinici assistenziali e tutta la parte ovviamente di networking tra i vari ospedali e tra i vari centri, le varie strutture di oncologia. Tanto rimane da fare, nel senso che chiaramente in un sistema a rete come quello da pochi anni, insomma, abbastanza giovane, che è quello rete, diciamo, ospedaliera, intendo in generale, abbastanza giovane in Piemonte, deve essere funzionalizzato, reso migliore, devono essere migliorati tutti i meccanismi ancora, perché comunque c'è tanto da fare anche in quel settore lì. E in questo ambito c'è anche un ambito di ottimizzazione che ancora necessita di essere fatto. In più, oltre a questo grande lavoro che è stato fatto in questi anni, oggi la sfida dell'oncologia e della rete oncologica è anche quella
di una sfida verso la modernità, verso l'innovazione, e questo vuol dire chiaramente che oltre alla parte assistenziale e clinica fondamentale e necessaria, occorre anche che in qualche modo stia sulla cresta dell'onda anche sugli aspetti più innovativi. Parlo per esempio ovviamente di mettere, di vedere, di fare un percorso, di mettere a sistema quello che è la medicina di l'oncologia di precisione, e quindi a questo riguardo necessita naturalmente di un tipo di lavoro di organizzazione supplementare per quanto riguarda alcuni aspetti, come in futuro l'auspicato Molecular Tumor Board, e oltre a questo anche poter quindi portare sempre, collegare di più la parte clinica assistenziale dell'oncologia con la ricerca e con l'innovazione in generale, quindi con la possibilità di competere anche con le regioni del nord vicine per quanto riguarda gli aspetti della cura del tumore, che non è solamente, appunto, ricordo, come ben sapete, farmacologica, ma c'è anche la parte importantissima chirurgica, e questo vuol dire anche avere la disponibilità in termini anche di apparecchiature, di innovazione, di HTA, di un sistema diciamo più sempre più competitivo, anche perché la migrazione dei pazienti al di fuori del confini regionali è un dato di fatto, questo perché in vicine regioni c'è un'offerta ben articolata. Noi abbiamo degli ottimi professionisti, degli ottimi centri, un'ottima oncologia, un'ottima oncomatologia, abbiamo un'ottima chirurgia oncologica, abbiamo tanto, però dobbiamo stare sempre sul pezzo dal punto di vista organizzativo, di organizzazione del sistema, per rilanciare sempre in avanti e non rimanere indietro. Siamo stati tra i primi a partire, e di questo sicuramente qui tra i relatori c'è chi ha portato avanti con estrema impegno, come il dottor Bertetto, il lavoro di organizzazione in questi ultimi anni della rete oncologica, però ora è necessario guardare anche a integrare bene la parte clinico-assistenziale con innovazione, ricerca, con implementazione, cose su cui il Piemonte rischia di rimanere un pochino indietro, perché sulla Health Technology Assessment ci sono un pochino di ritardi nella regione e su determinati aspetti, sull'organizzazione, sull'impostazione di una via anche verso l'oncologia di precisione. Bisogna fare una rimodulazione, una modulazione organizzativa, è necessario prendere determinate decisioni e andare avanti, proprio perché è un campo in continuo divenire, un campo dove la ricerca, la clinica, dove c'è tantissimo da fare e in prospettiva tantissimo deve ancora venire, e io credo che incontri come questo organizzato da Motore Sanità oggi, e di questo ringrazio quindi Claudio Zannone, il direttore scientifico, per averlo fatto e per avermi invitato ad aprire il convegno, siano momenti di stimolo reciproco, dove appunto chi si occupa di oncologia, chi fa rete nell'oncologia, chi si occupa e gestisce la rete oncologica, chi fa parte di tutto il sistema, possa interfacciarsi, oltre che tra di loro, possono dare dei messaggi, degli stimoli a coloro che possono poi portare questi stimoli in ambito organizzativo. In questo senso anche la presenza del dottor Ripa, della Direzione per la Programmazione e Sanità, è sicuramente molto importante, e io quindi vi ringrazio, vi auguro buon lavoro, e rimango, avendo altri impegni anche istituzionali, rimango comunque collegato per sentire, per quello che potrò, tutti gli aspetti che verranno che emergeranno. Quindi grazie a tutti voi.
Grazie mille Alessandro Secco, Presidente della Quarta Commissione. Intanto siamo 109 su Zoom, buongiorno Francesco Cattel, siamo 109 su Zoom e 221 su Facebook, quindi l'esperimento diciamo ha funzionato. Se casomai qualcuno di voi vuole vedere il nostro Facebook di Mondo Sanità si troverà in buona compagnia. Ricordo anche il sito www.oncorete.it che è un sito dedicato proprio a questa serie di incontri che alla fine, finito l'ultimo evento che sarà in ottobre, sarà l'evento nazionale, porterà a un volume sulle 9 reti principali italiane. Allora lascerei subito la parola a Claudio Zanon, direttore scientifico Motore Sanità, per la presentazione e l'apertura, e poi Oscar Bertelli. Grazie, io intanto ringrazio Alessandro Stecco che oltre ad essere presidente della commissione è anche un collega e ha vissuto come tutti noi, come tutti gli altri amici che saluto e che sono a percorso anche lui la sanità piemontese negli ultimi anni. Io faccio una semplice introduzione di scenario anche in rapporto ad quella che è la proposta di una oncorete, cioè di una rete nazionale delle reti oncologiche, scusatemi il bisticcio di parole, chiederei quindi alla regia di mandare le diapositive, anche per fare un pochino il punto di quello che sta succedendo nell'ambito delle reti oncologiche e anche nell'ambito dell'oncologia delle varie regioni, per ciò che concerne l'oncologia stessa nell'era post-Covid. Carlo, puoi mandarmi per favore le diapositive? Benissimo. Io andrei subito alla prima, ecco. Cosa è successo per quanto riguarda l'oncologia ai tempi del coronavirus? La maggior parte dei centri ha continuato con le terapie farmacologiche, anche seppur quantitativamente inferiori. Per esempio nel mio ospedale in Lombardia abbiamo continuato a fare chemioterapie, ma le persone, una certa percentuale di persone non si sono presentate anche per paura naturalmente dell'infezione del coronavirus. Buona parte degli interventi chirurgici oncologici sono stati procrastinati se non urgenti, anche perché molti ospedali hanno utilizzato il sala operatoria come rianimazione per poter accogliere i pazienti Covid. La distribuzione per conto ha visto una parte attiva anche delle farmacie territoriali, nell'ottica della farmacia dei servizi, tant'è che questo tipo di esperienza dovrebbe continuare anche tramite decreto governativo, per cui una parte della distribuzione del conto dovrebbe andare alle farmacie del territorio anche per ciò che riguarda l'oncologia, per far sì che il cittadino sia più vicino all'acquisizione del farmaco e non debba per forza andare in ospedale per prenderlo. Andiamo alla prossima. I follow up sono stati per lo più effettuati tramite teleconsulto. Io ricordo 30 anni fa circa un ASCO in cui venne fuori che il follow up per il carcinoma mammario, allora si discuteva molto se era meglio vedere il paziente o si poteva anche telefonare. Fatto per via telefonica aveva dimostrato che non c'erano grandi differenze per quanto riguarda gli outcome. Oggi questo tipo di discorso iniziato tanti anni fa viene praticamente obbligatorio perché, come avete visto, la telemedicina e il teleconsulto è stato fatto ed è stato utilizzato in questi tre mesi anche e soprattutto nel campo oncologico e non solo. Le tecnologie più utilizzate però sono state il telefono e WhatsApp, al di là della rendicontazione delle prestazioni. Questo indica due fenomeni. Il primo fenomeno è che questa storia dei fascicoli sanitari stenta ancora a decollare. La Lombardia, per esempio, il luogo in cui lavoro, la regione in cui lavoro, che ha uno dei più vecchi fascicoli sanitari, in realtà ce l'ha solo a metà, perché le immagini, per esempio, non sono trasmissibili all'interno, sono depositate all'interno del fascicolo sanitario. L'unico che ha veramente un fascicolo sanitario è la provincia di Trento, completo. Le altre regioni stentano, così credo che vi sia ancora un problema anche in regione Piemonte. Quindi questa storia del fascicolo anche per l'oncologia andrebbe implementata. E poi i costi per il Covid sono stati importanti. L'Istituto Cattaneo proprio ha pubblicato ieri un costo medio in Italia per un paziente non complicato di circa 10.000 euro e un costo sui 13-14.000 per i pazienti complicati, che sono molto più alti di quelli che sono i costi che vengono pagati con il normale DRG a livello di tutte le regioni. Avanti. Prossima diapositiva. Ecco, quali sono i punti di forza? Quali erano i punti di forza pre-Covid? Beh, che le reti oncologiche sono in grado di offrire sicuramente un servizio migliore,
le reti ove ci sono, mi consta che ci siano solo 8 regioni che di fatti abbiano su 20 reti oncologiche funzionanti, alcune regioni come l'Emilia Romagna non ha deciso, ha deciso di non fare la rete oncologica. Sono migliori perché sono migliori percorsi per i pazienti, gli accessi per i pazienti, perché sono naturalmente più utilizzati i PDTA, perché vi è una multidisciplinarietà consolidata, perché l'innovazione viene in qualche maniera accertata ed applicata, perché la proprietà e l'aderenza sono migliori, perché i rapporti non dappertutto con la medicina del territorio perlomeno istituzionalmente dovrebbero essere consolidati, anche se anche questi stentano naturalmente a decollare, perché vi è una concentrazione delle patologie con cut-off di esperienza e di specificità, per cui alcune patologie di alcuni tumori vengono concentrati in ospedali, punti di riferimento su cui se ne fanno una certa quantità, quindi naturalmente questi ospedali sono più in grado di dare una risposta migliore. Le reti tra l'altro coprono non solo i big killer ma anche i tumori più rari, che anche questo se andiamo a vedere l'incidenza a livello della popolazione è estremamente importante. Avanti con la prossima. L'innovazione è assicurata con un'organizzazione che identifica, come detto prima, i centri di riferimento, chi fa chi e che fa che cosa. Le figure professionali coinvolte concorrono in modo coordinato alla presa in carico del paziente. Avanti. Questi sono i punti di forza pre-Covid. Quali erano i punti di criticità però? L'innovazione farmacologica trova ostacoli in molte regioni alla rapida introduzione dopo l'approvazione di AIFA dei farmaci innovativi. In qualche maniera le regioni si creano commissioni HPA anche per ostacolare in qualche modo per problemi di carattere economico, perché il sistema è stato sottofinanziato per anni, anche l'innovazione stessa l'abbiamo visto in giro quando noi abbiamo lanciato come motore sanità l'immunoterapia soprattutto nel melanoma e polmone, adesso anche nel rene, perché dovrebbe rappresentare, come è stato detto, la quarta gamba per la terapia oncologica. Il rinnovamento tecnologico, diagnostico e terapeutico è difforme a livello nazionale, cioè vi sono alcune regioni che hanno tutto per ciò che concerne la terapia dei tumori e vi sono altre regioni che invece sono un pochino più carenti. Solo 8 regioni su 20 hanno deliberato una rete oncologica e sono realmente funzionanti a livello stabile. Avanti. Il rapporto con il territorio, sempre dei punti di criticità, come dice medicina generale, rappresenta ancora una criticità costante. La mobilità passiva è per lo più concentrata sulle patologie oncologiche. Il Piemonte è l'unica regione nel nord che ha un bilancio di mobilità per pazienti oncologici negativo. L'interoperabilità regionale è spesso carente. La cartella elettronica o comunque la scheda oncologica elettronica in realtà è ancora una cosa in divenire, non solo in Piemonte ma in molte regioni, oltre che il fascicolo sanitario. Il rapporto tra la rete regionale è carente, con difficoltà anche alla condivisione dei dati. Hanno provato alcune reti, compresa quella del Piemonte, a mettere in comune i dati sui tumori mammari e in realtà è stato estremamente complicato e difficile, perché il modo con cui vengono storati questi dati sono difformi da regione a regione. Avanti. L'oncorete post-Covid. Allora, noi riteniamo sia importante creare una rete nazionale delle reti oncologici per i motivi che adesso vi dico, per scambiarsi le best practice, per scambiarsi i dati al fine di programmare al meglio, per concordare l'azione per assicurare l'innovazione in tempi rapidi avanti e per implementare l'azione sulla medicina territoriale per accompagnare la trasformazione della presa in carico dei pazienti oncologici dall'ospedale anche al territorio. Molti pazienti sono ormai cronicamente in cura oncologica, sono dei pazienti cronici, e quindi come nei piani regionali la cronicità sarebbe utile che anche la componente oncologica, come ha fatto per esempio la DGR della regione toscana di circa 10 giorni fa, implementare anche l'azione terapeutica nel territorio, anche il fatto di fare alcune terapie a livello territoriale. Bisogna coordinare al meglio gli studi scientifici, e quindi questa oncorete potrebbe darlo, creare proposte per un'implementazione della telemedicina in oncologia che vada oltre naturalmente WhatsApp e il teleconsulto, perché non è un problema tecnologico la telemedicina. Apple Watch è un dispositivo medico,
Noi abbiamo iniziato nel 2000 a fare sperimentazione al Molinetto sulla telemedicina. È un problema di organizzazione, è un problema di tariffazione. Avanti, dovrei avere praticamente concluso questa introduzione. Favorire per alcuni pazienti un follow up di primo livello a carico dei medici di medicina generale sarebbe estremamente importante per, come dire, scaricare gli ospedali. Favorire la territorializzazione della diagnostica di primo livello anche per quanto riguarda l'oncologia, a partire dall'implementazione degli screening e naturalmente altre eventuali che volete vedere. Le ultime due diapositive sono delle immagini, avanti. E come vedete, qui c'è l'immagine che ha ordinato la mela, vedete che c'è Steve Jobs, c'è Biancaneve, c'è la strega cattiva, c'è Adamo ed Eva e così via. La mela, che è la sanità, in qualche maniera la ordinano sempre tutti, ma poi in qualche maniera non si capisce bene quanto deve essere pagata. Quindi il sottofinanziamento della sanità è un dato di fatto, quindi messo o non messo, mettiamo questi benedetti soldi e non facciamo, come abbiamo solamente parlato prima, implementiamo la spesa del sistema sanitario nazionale, soprattutto anche nell'ambito oncologico. E l'ultima, vi ricordo, l'ultima diapositiva, grazie. Vi ricordo anche e vi faccio vedere un articolo di Lorenzo Bini Smaghi che è comparso sul Corriere della Sera, non so se compare, in cui in realtà lui diceva: signori, se noi non torniamo a investire in sanità, la gente ha paura di questa catastrofica che probabilmente non ci sarà, comunque seconda ondata del Covid, ha paura comunque del futuro, se non diamo sicurezza di un sistema sanitario che funziona al meglio. Anche per quanto riguarda la ripresa economica, la gente prende i soldi, quelli che li hanno, li mette in banca sotto il materasso e non aumentano i consumi interni, quindi non c'è neanche questa famosa ripresa economica da tutti auspicata. Quindi un intervento nella sanità anche nel campo oncologico è essenziale per far ripartire anche l'economia. Basta vedere che l'azienda farmaceutica è al quarto gruppo in Italia. Daremo qui una parola adesso. Credo a Bertetto. Grazie, Oscar Bertetto, il coordinamento della rete oncologica e la sua struttura organizzativa. Oscar, ci sei? Intanto sì, siamo 128 su Zoom e non so quanti siamo. Non ti vediamo, devi attivare il video. È attivato. Non è ancora attivato, ti vediamo nero, quindi bisognerà che... Allora, Carlo, c'è qualcosa che possiamo fare? E vederlo nero per Bertetto è un problema. Oscar. È col passato degli anni, magari. Allora, ti continuiamo a vedere nero. Intanto, Beppe Fossati. Allora, intanto stiamo vedendo le slide di... No, allora aspetta, mandale un attimo. Intanto chiederei a... No, aspetta un attimo, Carlo. Chiederei a Oscar Bertetto di farsi vedere. E chiederei a Beppe Fossati, che invece vedo, di dire la sua mettendo il microfono. C'è un problema lì. Eccolo qua. Ma io vedo quello che in qualche modo abbiamo pubblicato anche oggi su Cronaca Qui, che ha un titolo, voglio dire, che fa tremare un po' i polsi e che riguarda tutta questa situazione del post-Covid. Noi l'abbiamo chiamata drammatica eredità del coronavirus in Piemonte, 300.000 malati lasciati praticamente senza cure, senza esami, eccetera, eccetera, lasciati anche per loro volontà, Giulia, perché molta gente, come diceva prima Claudio, non si è presentata in ospedale e continua a non presentarsi per il timore di essere infettata, quindi questo crea problemi alla macchina. Abbiamo una simpatica, interessante intervista al dottor Oscar Bertetto, il quale come direttore della rete oncologica in Piemonte ci ha dato dei dati che spero lui confermi e che la mia giornalista non abbia in qualche modo sognato nel pessimismo più assoluto, in cui il 20% dei tumori nella nostra regione potrebbero essere stati diagnosticati tardi e quindi ci siano tutta una serie di problemi, in particolare anche per
le malattie del seno e quant'altro. Allora, la domanda che i miei lettori fanno quotidianamente, io non vi dico il numero delle mail e adesso anche degli SMS, perché si lancia il grido d'aiuto anche con pochi caratteri, è data dalle liste d'attesa. Allora, poco si capisce da quello che dicono i nostri lettori, che voglio dire sono decine di migliaia di torinesi, i quali lamentano il fatto che un esame che doveva in qualche modo essere fatto tra gennaio e febbraio, se va bene, finisce fra ottobre e novembre, e molti già saranno nella successiva vendemmia del 2021. Questo credo possa provocare mille problemi e in particolare su quelli che sono i pazienti fragili che il Covid ha messo particolarmente in evidenza. Allora l'aiuto, per esempio, per passare a quello che può fare un giornale di servizio, che possono dare i giornali qual è? Ecco, questo sarebbe interessante scoprirlo da chi opera nella sanità, affinché non vengano dati solo elementi negativi, ma tutta una serie di guide che il nuovo paziente, perché ormai si tratta di nuovo paziente, può seguire per avvicinarsi al meglio alla macchina sanitaria e esserne il più possibile aiutato. Io credo che questo possa essere un angolino di questo focus interessante, perché poi il mondo della comunicazione è particolarmente attento oggi alla sanità, che direi è la prima preoccupazione. Come dicevano i vecchi, l'importante è la salute, Giulia. Grazie mille Beppe, poi ti ridiamo la parola nel corso della mattinata. Intanto vediamo Oscar Bertetto. Buongiorno Oscar, metti solo il microfono e noi ti mandiamo le slide. Attiva il microfono di Bertetto, Carlo. Ok, eccolo qua. Buongiorno Oscar. Ciao. Ciao. Allora stiamo vedendo le slide e abbiamo lasciate 16. Sì, va bene. La prima praticamente vorrei dire che cos'è una rete, e le reti di solito si formano quando c'è un equilibrio tra un'offerta di prestazioni, non solo in ambito sanitario, legate al mercato, e un'organizzazione però di questa offerta che in qualche modo è data una gerarchia delle priorità. Quando colleghiamo queste due cose tra di loro, se mi date la prossima diapositiva, noi abbiamo la convenienza a mettere in atto una rete oncologica. Mi date la prossima diapositiva? Mi sentite? Sentiamo abbastanza male, ma sentiamo. Sì, sentiamo. La necessità di reti in sanità è la diapositiva che vediamo. La necessità è necessaria perché sono aspetti più complessi, i bisogni sanitari e soprattutto in ambito oncologico quasi mai possono trovare. Purtroppo non sentiamo per niente bene, dottor Bertetto, non sentiamo per niente bene. Proviamo a fermare un attimo e riconnettere un attimo, perdono. Proviamo adesso se va meglio. Ieri andava perfettamente alla prova tecnica, questi sono i misteri della vita. Ora però ti sentiamo bene. Ok, proviamo di nuovo. Mi sentite? Io sono in casa di ieri, posso eventualmente passare su un altro computer se ci sono dei problemi. Mi sentite bene adesso? Ma non bene, comunque sentiamo. Se poi va proprio male te lo dico. Io non c'è parte vostra. Comunque, dobbiamo cambiare computer, sì, passiamo oltre, cambiamo computer perché non sentiamo quasi niente, perdonaci. Non capisco perché non si senta bene. Allora, farei intervenire Franco Ripa su quanto detto da Beppe Fossati, ovvero come possiamo aiutare i cittadini
in questo ritorno alla fiducia nella sanità, perché di fatto non si sono praticamente curati, non si sono recati a fare alcun esame perché un po' non potevano, un po' non volevano, hanno interrotto le cure, avevano timore addirittura di andare dal medico, e quindi oggi bisogna ripartire di qui, in particolare per l'oncologia, altrimenti ci ritroveremo neoplasie molto più avanzate se non le scopriamo in tempo. Mi sentite? Sì, ti sentiamo. Mi sentite? Sì, perfettamente, quasi. Benissimo, buongiorno, grazie a tutti. Ovviamente ringrazio il Motore Sanità per il sempre cortese invito. Con molti di voi ci siamo confrontati già nei precedenti webinar, abbiamo anche avuto degli sviluppi professionali molto, molto simili. È chiaro che adesso siamo in una condizione un po' particolare, che fondamentalmente nessuno di noi 6 mesi fa ci sarebbe aspettato. Una condizione che fondamentalmente, oltre a quelle che erano già, diciamo, le criticità basali, mette in piedi anche delle condizioni nuove. Chiaro che in questo momento io proprio in Regione Piemonte sto conducendo una riunione con metà delle direzioni generali delle aziende sanitarie di Regione Piemonte per cercare di capire quali potrebbero essere sia le strategie generali sia gli interventi operativi per andare appunto a un recupero delle prestazioni ambulatoriali e dei ricoveri, che è appunto il tema caldo. È chiaro che in questo tipo di scenario, in questo tipo di modello organizzativo, probabilmente, così faccio anche un link con l'argomento di oggi, sono molto importanti le reti. Perché sono importanti le reti? Se noi partiamo da un, diciamo, ragionamento molto, molto operativo, io normalmente quando parlo di reti cito quell'articolo che è uscito sul New England Journal of Medicine nel 2014, in cui praticamente un medico di medicina di quasi 100 giorni, 90 giorni, tra il momento in cui un paziente ha fatto la risonanza magnetica nucleare diagnostica per evidenziare ovviamente un problema di oncologico importante, a quando era arrivato all'intervento chirurgico. Questo ovviamente non credo che sia un episodio isolato, ma è un indicatore importante che è abbastanza frequente. Questo perché fondamentalmente i nostri modelli organizzativi sono dei modelli organizzativi che non nascono per erogare dei processi, ma nascono fondamentalmente per preservare il loro equilibrio interno, quindi si creano fondamentalmente diversi tipi di erogatori, si creano dei set indifferenti, e allora bisogna trovare dei modelli che in qualche modo riescano a portare a una orizzontalizzazione dei percorsi, e questo è rappresentato appunto dalle reti, le reti che cercano di dare una risposta per fare in modo che quello che fondamentalmente una visione verticale del percorso del paziente diventi una visione più di carattere orizzontale. È chiaro che andare a definire a molto, molto precisi, perché quando sono nati, diciamo, le prime reti con la riforma Mariotti del 68 degli ospedali, le reti erano legate semplicemente alla gerarchizzazione degli ospedali. Adesso questo non basta più, tant'è vero che nei modelli appunto nuovi di rete si inseriscono degli indicatori nuovi che sono fondamentalmente gli indicatori di esito e gli indicatori di volumi di attività, che possiamo utilizzare come substrati per lo sviluppo delle reti semplicemente perché i nostri sistemi informativi attuali, contrariamente a quelli di 50 anni fa, ci permettono comunque di avere delle informazioni molto precise su come in qualche modo che il DM70 va a individuare degli indicatori sia di volume che degli indicatori di esito che dovrebbero essere utilizzati in maniera prioritaria appunto per la costruzione delle reti. Quindi le reti fondamentalmente cosa devono fare? Devono mettere in piedi un sistema molto specifico di sviluppo di un modello strutturato che fondamentalmente deve però
avere alcuni connotati di riferimento. Innanzitutto ci deve essere assolutamente una governance regionale. La rete può essere, deve essere fatta dai professionisti, ma deve essere in qualche modo governata, coordinata a livello regionale. Ci deve essere un piano di rete, nel senso che nel momento stesso in cui noi andiamo a costruire una rete, bisogna poi fare una pianificazione molto accurata, andando a definire soprattutto quali sono i nodi, andando a definire la gerarchia delle nodi, ma soprattutto andando a mettere in piedi delle interconnessioni molto precise tra le reti, che sono fondamentalmente i percorsi. È necessario avere poi un sistema informativo di comunicazione e formativo molto preciso, ma soprattutto bisogna mettere in piedi un sistema di indicatori che permettano di fare un monitoraggio costante di quello che è lo stato di performance delle varie reti e permettere quel meccanismo virtuoso, che forse è l'unico che in realtà porta a un miglioramento vero della qualità, che si chiama audit e feedback, cioè andiamo a capire quali sono gli indicatori, andiamo a vedere con i clinici, con i professionisti, ma anche con le direzioni, quali sono gli spostamenti maggiori che devono essere in qualche modo corretti. Il problema però è quello poi di mettere in piedi le interconnessioni, tant'è vero che prima che partisse l'emergenza Covid io stavo lavorando a un atto in regione per fare una determina che si chiamava reti delle reti, in cui andavo a, oltre a definire questi principi, a battere molto sul concetto del percorso, che non si può più chiamare PDTA come li abbiamo sempre chiamati, ma si dovrebbe chiamare percorso di salute, deve anche introdurre in maniera prioritaria tutto quello che è l'aspetto della prevenzione con quello della riabilitazione, con quello del domicilio, cioè deve portare a quel concetto di presa in carico globale del paziente, che diventerebbe appunto fondamentale. Vado alla conclusione per dire che cosa? Fondamentalmente noi stiamo, come era stato anche detto nella sollecitazione di Beppe Fossati, stiamo in questo momento affrontando i postumi di un'emergenza pazzesca. Non sappiamo se ritornerà, tutti ci auguriamo di no, ma dobbiamo da un lato cercare in qualche modo di prevenire il rientro, ma assicurare a tutti le prestazioni che devono essere erogate. Tengo anche a precisare che le prestazioni di tipo UEB non sono state mai abolite, ma adesso dobbiamo mettere in piedi un meccanismo virtuoso di miglioramento. Come? Cercando in qualche modo di darci una mano a vicenda. No? C'è quella bella metafora che io ogni tanto racconto del colibrì. No? Scoppia un grande incendio nella savana, tutti scappano, rimane solo il colibrì che cerca di spegnere l'incendio da solo. Arriva il leone, il re della foresta, che gli dice: sì, ma lo prendo un attimo in disparte, gli dice: sì, ma come pensi tu di riuscire a spegnere l'incendio? Il colibrì gli dice: io non spegnerò l'incendio, ma cerco di fare la mia parte. Quindi probabilmente per riuscire in qualche modo a ritrovare quel meccanismo virtuoso, rispondendo anche a Beppe Fossati, ognuno deve fare la nostra parte. La seconda parte della storia è ancora più bella, perché vedendo che il colibrì inizia a lavorare per spegnere l'incendio, allora tutti gli altri animali, il pellicano, l'elefante, il leone stesso, iniziano a dargli una mano. E quindi alla sera riescono a domare l'incendio, quindi stanchi ma felici, riescono a salvare le loro abitazioni. Questa potrebbe essere una metafora molto utile per dire che momenti come questi si riescono a superare attraverso il lavoro di tutti. Ognuno deve fare la sua parte, il sistema sanitario deve fare la sua parte, i professionisti devono fare la loro parte, gli utenti devono fare la loro parte. Vi ringrazio. Grazie mille Franco Ripa anche per la chiarezza. Claudio chiede la parola, ma casomai riuscissimo a sentire le slide di Oscar Bertetto, io gli darei la parola e poi la do immediatamente a te Claudio. Proviamo a vedere. Volevo solo fare una domanda però, prima che Oscar intervenga. I famosi punti storici che sono rimasti un pochino in evasi, cioè il fascicolo sanitario in Regione Piemonte, la scheda oncologica, la mobilità passiva, e molti clinici, ci sono i clinici, si sono lamentati che negli ultimi anni l'innovazione trovava qualche difficoltà dal punto di vista farmacologico entrare, e anche il rinnovamento tecnologico in Piemonte. Come si penserà di risolvere? Questa è un po' la domanda che volevo fare.
chi vuole rispondere, che può rispondere Oscar Bertetto insieme alla presidenza. Io se posso fare un intervento velocissimo, anche rispetto a determinati punti che sono, che io non ho approfonditi, come quella ad esempio dell'opportunità. Che oggi la linea proprio non ci aiuta a Torino, fortunatamente noi abbiamo una vicina, ma un sistema di televisita che può essere propedeutico e poi ha delle soluzioni migliori. Circa l'utilizzo di alcuni strumenti informatici, sono assolutamente d'accordo con visto che vedo il presidente. Pronto? Stecco, esattamente. Sì, volevo nel molto piacere. Nel frattempo sì, sì, che Ripa riprende la linea, anche rispondere io. È anche gentile ad aiutarmi a coordinare, sì, al meglio. Grazie. No, io sto seguendo e quando c'è un tema come questo ovviamente mi piacerebbe intervenire dicendo questo. Sul fascicolo sanitario elettronico, per fortuna, purtroppo, nel senso purtroppo abbiamo avuto il Covid, ma questo ha accelerato, ha sbloccato determinati aspetti, che sono quelli dell'alimentazione. Pronto? Sì. Sono quelli dell'alimento. Ma sta parlando Alessandro Stecco. Mi state sentendo? Lascio la parola, a Ripa, allora, perfetto. Ah no, volevo solo dire, io ho fatto un test, mi sono trovato con 25 medici, quindi colleghi a un certo livello professionale, per capire qual era l'utilizzo, il loro utilizzo del fascicolo sanitario elettronico. E ho visto che il fascicolo sanitario elettronico, nonostante in Regione Piemonte sia stato attivato, in realtà anche da addetti ai lavori, cioè da chi in qualche modo dovrebbe essere sia un utilizzatore, ma dovrebbe anche dare un esempio molto forte, non è utilizzato. Quindi immaginiamo che cosa succede. Quindi l'altro aspetto che credo sia fondamentale è anche la comunicazione. Il 60% dell'organizzazione è comunicazione, dobbiamo usare molto meglio questa tecnologia che ovviamente può dare dei frutti assolutamente fondamentali. Chiedo scusa per l'intervento, mi taccio e lascio la parola. Ridarei la parola al presidente Stecco. E la comunicazione è davvero importante, perché i cittadini di fatto, se sanno che possono utilizzare un determinato servizio, lo utilizzano, se non sanno che esiste, di fatto è veramente un grave problema, perché poi non lo utilizzano. Alessandro Stecco e poi Bertetto, che sta cambiando computer. Sì, ecco, no, confermo quello che ha detto il dottor Ripa, quindi sicuramente la comunicazione è importante. Sul piano tecnico, rispondendo a Claudio Zanon, che ha sollevato giustamente dei punti, io ricordo appunto che sono ormai diventati decennali, come appunto il fascicolo sanitario elettronico, per fortuna, grazie anche a determinate semplificazioni che sono state necessarie durante l'epidemia, ora l'alimentazione, quindi dei dati dalle aziende sanitarie al fascicolo sanitario elettronico, è automatica in tutte le aziende in corso, e questo prima prevedeva invece che il paziente rilasciasse una specie di ok, e questo era chiaramente già un limite, già il paziente ha difficoltà a cedere per il fatto che bisogna avere uno speed o la carta d'identità elettronica, ma al di là dell'accesso del singolo paziente o del suo medico, è molto molto importante che il fascicolo sanitario elettronico venga alimentato con i dati che tutti i giorni vengono prodotti. E in questo senso, da una parte la parte relativa all'alimentazione, quindi operativa, e questo è molto importante. Rimane il grande problema dell'accessibilità, della difficoltà ad accedere per persone anche mediamente istruite, o insomma vuol dire che chiunque di noi ha provato ha avuto difficoltà, e questo riguarda la burocrazia e quanto si prevede per proteggere i dati, che chiaramente è necessario, ma le pratiche sono sempre difficili. Allora, soprattutto nei comuni si sta facendo dei ragionamenti e delle amministrazioni per aiutare i propri cittadini con una counseling che riguardi il come accedere, come entrare, come recuperare le credenziali, eccetera. Questo è un dato molto importante che fa parte del tema comunicazione, ma comunicazione fuori informazione cittadini, educazione. E sicuro quel dato lì. Dopodiché sicuramente
Ora sul dato, che l'altra cosa che chiedeva della scheda oncologica, non ho una risposta su questo, perché, ma sul fascicolo sanitario elettronico sicuramente c'è un grande cambiamento, come anche sta uscendo la delibera sul BUR, credo, o è comunque in via di uscita, quella sul teleconsulto e la televisita, che è una delibera molto importante per la regione Piemonte. Questo è un altro discorso che riguarda però la rete oncologica. Io spero che in questa regione, non finito l'emergenza, il Covid e tutto, non si debba tornare a far incontrare fisicamente, perdendo metà giornata di lavoro per poter trovarsi a fare GIC regionali nella sala di Torino, quando questo tipo di incontro possa può anche eventualmente essere fruito attraverso i canali telematici. E questo è un auspicio. Ma come anche l'altra cosa, ci sono alcuni GIC che riguardano rete SPOCAB, come GIC del tessuto, per esempio, del tumore del tessuto nervoso, non è pensabile che se o comunque altri GIC di questo tipo, dove si debbono eventualmente muovere, spostare specialisti da un ospedale all'altro per partecipare. Ecco, oggi stiamo già usando delle teleconferenze, ma mettere a sistema il fatto che la discussione dei casi e l'incontro e la condivisione delle immagini, eccetera, abbia una piattaforma e possa essere fatto in modo digitale. In questo senso il Piemonte Orientale sta, per esempio, sviluppando un'esperienza di quadrante che potrebbe essere di riferimento. Grazie. Grazie mille, resti con noi Alessandro Secco, ci fa molto piacere se dice la sua opinione e quello che succederà in Piemonte, ci fa proprio piacere sapere in anticipo. Oscar Bertetto, vediamo che ha cambiato dispositivo, sono sicura che andrà tutto benissimo. Carlo Slider. Mi sentite? Sì, sentiamo bene, bisogna che tu spenga l'altro dispositivo perché altrimenti abbiamo anche l'eco. Mi dispiace molestarti con queste problematiche tecniche. Adesso non sentiamo ancora l'eco, ma comunque sia, va molto meglio, ti sentiamo quantomeno. Va. Spero che abbiano disattivato. Bisogna che tu spenga uno dei due dispositivi, altrimenti ci arriva l'eco. Devi proprio spegnere l'audio nell'altro dispositivo, così, perché sei connesso con due in questo istante. Oscar? Sì, il problema è che... Allora, eccolo qua. Allora, metti l'audio. Oscar? Sì, il problema... Allora, ci siamo con un eco terribile che non capisco per quale ragione ci sia. Carlo, aiutaci. Deve staccare l'audio dall'altro dispositivo oppure uscire dall'altro dispositivo. Allora, se hai un dispositivo mobile in mano, hai un dispositivo mobile? No, dovrei aver... Perfetto, perfetto, magnifico, stupendo. Prego, benissimo. Allora, dicevamo prima, mentre presentiamo le slide, volevo solo dire una cosa. Allora, in realtà però per la televisita, per il teleconsulto, per tutto ciò che è tele, è necessario che tutti noi davvero facciamo un salto di qualità anche con le infrastrutture, perché di fatto se poi le reti degli ospedali stessi, lo dico per Franco Ripa, lo vediamo in questo momento, non sono così efficaci, diventa proprio difficile avviare un teleconsulto efficace. Ti ho dato un suggerimento perché lo stiamo proprio vedendo. Oscar Bertetto, sei in un ospedale, immagino, sei alle Molinette. Sì, anzi ero su un dispositivo messo a disposizione direttamente dal CED per la riunione di oggi, che la rete ha abbondantemente pagato con uno schermo particolare, e adesso invece sono dovuto andare sul mio computer personale perché non funzionava. Che è perfetto il tuo computer personale. Perfetto, ti sentiamo benissimo, grazie per essere andato al tuo computer personale. La necessità di reti in sanità, intanto stiamo vedendo le slide, vai. Ma dunque, io vorrei però, al di là di quello che sta scritto nelle slide, che magari facciamo scorrere, siccome dottor Stecco ha messo in evidenza alcuni problemi importanti ed anche il dottor Ripa, credo che bisogna partire proprio di qua, cioè il Covid ha dato una spinta anche alla rete oncologica
per cambiare il suo modo di lavorare. Una delle prime disposizioni che è stata data dalla direzione della rete proprio ai GIC, i gruppi interessare cure della rete, è quella di incominciare a discutere i casi clinici utilizzando la possibilità data dall'informatica, sia i GIC interaziendali, sia i GIC all'interno dell'azienda, per ridurre il numero dei partecipanti che si assiepavano in aule piccole in altri momenti. Quindi credo che sia stato importante il Covid nel smuovere le acque, nel permettere dei GIC per via informatica, e adesso tutta la formazione di rete che si svolgeva, come ricordava prima il professor Stecco, in aula, e che costringeva persone come lui da Novara a recarsi a Torino per la formazione, oggi è invece tutta organizzata per piccoli gruppi di 6-8 persone in via telematica, e la costruzione delle raccomandazioni di rete avviene proprio per questa via. Nel frattempo sono scorse le diapositive che da un lato dicevano che l'approccio della rete è importante perché si passa da una visione di competizione ad una visione di collaborazione, e al mettere insieme ospedali che devono partecipare a momenti diversi dei percorsi di cura. Andiamo pure alla successiva. Appunto, un certo appannamento della retorica della competizione e una ricerca dei vantaggi della collaborazione, e inoltre il conseguimento di economie di scala. Qual è però il problema nelle reti oncologiche? Che i soggetti che devono essere messi insieme a cooperare e coordinarsi sono numerosissimi, partono da diversi approcci culturali, da diversa formazione. Pensate alla difficoltà di far parlare un medico con un infermiere, l'infermiere con lo psicologo con l'amministrativo, l'amministrativo con un fisioterapista e così via. Quindi la necessità di una grande attenzione agli aspetti organizzativi, agli aspetti sociali e culturali, perché solo se tutte le componenti che concorrono al percorso assistenziale, abbiamo sentito prima dire della necessità di avviare un collegamento maggiore per esempio con il territorio, anche qui abbiamo fatto per molto tempo degli slogan di continuità assistenziale, ora è tempo di metterli in atto. E quanto diceva prima Claudio Zanon su questa delibera della Regione Toscana, che si rifà peraltro ad un progetto a cui anche la rete oncologica sta collaborando, che si chiama Smart Care, che sono soluzioni e metodi avanzati di riorganizzazione territoriale in sanità e in particolare in oncologia, che si sta avviando con la Regione Veneto, la Regione Toscana e la Società Italiana dei Manager in Sanità, che fa capo in questo momento all'Istituto Oncologico Romagnolo, che sta approfondendo alcuni aspetti di carattere economico e di carattere tariffario, perché diceva giustamente prima il dottor Zanon, oggi si può fare della telemedicina, ma non abbiamo le tariffe per la telemedicina, non abbiamo una cosa banale come le visite di follow-up che abbiamo fatto da remoto in questo periodo Covid. In realtà al momento attuale, per quanto riguarda la Regione Piemonte, sono tutte non tariffate, quindi sono state accantonate in attesa di vedere se potranno poi essere in qualche modo riconosciute. Questo peraltro anche con delle ricadute di carattere medico-legale che sarebbe bene cercare di risolvere. Occorre, per costruire una rete, avere ben chiaro quali sono tutte le risorse che possono essere messe a disposizione. In Regione Piemonte questo aspetto in questi anni è stato abbastanza seguito e costruito, e il modello che abbiamo di fronte è quello del Comprehensive Cancer Care Network, che è stato quello indicato dal documento ministeriale e anche dalla conferenza Stato-Regioni, che ha approvato il modello da suggerire. Quindi una rete che mette in gioco tutte le strutture, competenze, tecnologie, modelli organizzativi, dati epidemiologici, ma direi, cosa che è stata sottolineata in apertura proprio dal professor Stecco, la questione oggi del salto di qualità
nella rete oncologica del Piemonte è quella di suggerire gli investimenti per innovazione e tecnologie. Credo che dal punto di vista dei percorsi di cura dei pazienti in Piemonte abbiamo fatto molto e credo che siamo presi un po' ad esempio anche a livello nazionale. Dobbiamo invece migliorare per quanto riguarda l'ottimizzazione del ricorso alle risorse disponibili e suggerire gli investimenti per innovazioni e tecnologie. Credo che questo sia il salto di qualità che dobbiamo fare e l'altro è quello di utilizzare meglio gli indicatori, lo diceva prima Franco Ripa, in modo da poter intervenire sulle situazioni in cui questi indicatori si scostano dalla norma. Una delle caratteristiche della rete oncologica sono i centri di accoglienza e servizi, che è importante perché essendo diffusi sul territorio permettono di intercettare l'inizio del percorso di cura che deve essere il più periferico possibile, ma poi deve saper portare il paziente invece ai centri di riferimento. Quindi i centri accoglienza servono quasi come uno smistamento dei pazienti, una direzione dei pazienti verso il centro di riferimento per il trattamento della specifica neoplasia, che spesso non è nell'ospedale dove ha sede il centro di riferimento, che non può che trattare alcune situazioni oncologiche di minor complessità, ma la maggioranza delle situazioni oncologiche devono essere concentrate nei centri di riferimento che sono stati individuati abbastanza con precisione dalla delibera regionale patologia per patologia. Naturalmente la multidisciplinarità è essenziale nella rete e qui devo per esempio citare una sperimentazione che stiamo facendo, perché per quanto si vada verso la costruzione di un fascicolo sanitario elettronico e a una scheda sintetica oncologica, molte delle cose che sono refertate in medicina non è possibile strutturarle più di tanto. Cioè alcuni aspetti, diciamo, di narrazione all'interno della refertazione vi è sempre. Pensate soltanto alla descrizione di un intervento chirurgico che possiamo codificare con delle checklist nel modo migliore possibile, ma un minimo di narrazione c'è, c'è anche nei referti radiologici, dove pure c'è la maggiore tradizione di strutturazione dei referti. Stiamo cercando con dei metodi di intelligenza artificiale che stiamo studiando anche con il Politecnico di Torino, di vedere se è possibile trovare un sistema che riesca ad intercettare anche nelle refertazioni non diciamo strutturate quelle parole chiave che ci consentono comunque di controllare la qualità della refertazione in corso. Lo stiamo facendo soprattutto per esempio sui referti delle visite multidisciplinari, dove è possibile attraverso dei metodi che vengono chiamati in intelligenza artificiale induttivi-deduttivi individuare le parole che ci possono consentire di capire se all'interno di quella consultazione si sono affrontati tutti gli aspetti qualitativamente importanti della visita multidisciplinare. Questa diapositiva l'ho voluto mettere perché sono un po' riassunte tutte le possibilità di collaborazione che ci possono essere tra la medicina territoriale e la medicina ospedaliera, tra l'oncologia territoriale e l'oncologia ospedaliera. L'adozione e promozione della salute e della prevenzione primaria con il cambiamento degli stili di vita, l'adesione agli screening, la tempestività diagnostica, l'equità di accesso, l'integrazione dei percorsi di cura, la programmazione del follow-up, gli interventi riabilitativi di reinserimento sociale e le cure palliative. Aggiungerei un punto che qui manca, che è anche l'aiuto da parte del medico di famiglia alla scelta del paziente tra terapie che hanno la pari opportunità di esiti, ma che sono diverse tra di loro. Faccio un esempio: tumore della prostata allo stadio iniziale, ci sono tre possibili interventi, la prostatectomia radicale, la radioterapia conformazionale, la sorveglianza attiva. Il paziente deve scegliere quella che è più consona alla propria personalità e il medico di famiglia può aiutare il paziente in questa scelta, meglio dello specialista che conosce molto meglio meno il paziente. Stessa qualità di cure e di competenze, quindi omogeneizzazione degli output, e quindi noi stiamo seguendo con degli indicatori, per esempio la sopravvivenza a 30 giorni, a 90 giorni, ad un anno di tutti i principali tumori operati
in Regione Piemonte. Quindi abbiamo questi valori di sopravvivenza in collaborazione con il dottor Ciccone, degli interventi, gli interventi di colectomia, gastrectomia, ma anche interventi sul sistema nervoso centrale piuttosto che sul polmone, e quindi di tutti i pazienti piemontesi, centro per centro, noi abbiamo oggi questa sopravvivenza che non abbiamo voluto soltanto a 30 giorni, ma a 90 e a un anno, perché ci danno meglio la sensazione della continuità del processo di cura dei pazienti. Io credo che fondamentalmente le cose principali siano state dette, se poi ci sono delle domande in merito. Una risposta soltanto al giornalista per quanto riguarda il 20% di ritardo diagnostico che c'è nella mia intervista è dovuto naturalmente a dei valori approssimativi che stiamo valutando tra le SDO prodotte nei primi mesi dell'anno scorso in ambito oncologico e le prime SDO prodotte nei primi mesi di quest'anno. Ci sono alcuni bias per cui questo valore potrebbe leggermente variare, perché mentre le SDO dell'anno scorso dei primi mesi, anche se venivano chiuse nei mesi successivi, sono comunque conteggiate, è chiaro che le SDO delle prestazioni in questi primi mesi dell'anno, se alcuni ospedali sono in ritardo nella chiusura, cosa che potrebbe tra l'altro proprio per l'emergenza Covid essere stata causata, noi abbiamo una produzione che sembra minore di quella che effettivamente è stata fatta per alcune prestazioni. Però al di là di questo bias, diciamo, che potrebbe esserci, sicuramente c'è stata una riduzione perché alcune sale operatorie sono state trasformate in reparti di rianimazione nel periodo Covid e quindi hanno interrotto i loro interventi. E poi l'interruzione per esempio dello screening: noi ogni anno in Piemonte operiamo circa 3.400 pazienti con carcinoma della mammella, di queste circa 1.500 provengono dallo screening. Se lo screening si ferma per esempio 3 mesi, 1.500 diviso 4 vuol dire che 400 donne che sarebbero state diagnosticate con tumore della mammella da screening non sono state diagnosticate e saranno quindi diagnosticate fra un mese o due, quindi con un ritardo che probabilmente non interferisce più di tanto sulla sopravvivenza complessiva di questa popolazione, ma che sicuramente segna un ritardo diagnostico. Intanto io volevo ringraziarla, professore, perché l'intervista è molto esaustiva e anche già molto commentata dai nostri lettori. Volevo chiedere questo. Allora, nella pagina prima della sua intervista, dove si parla degli interventi della regione, delle decisioni dell'assessore, si parla di ticket e quindi di un grande fermento nel confronto di tutto ciò che sarà in qualche modo legato alla telemedicina e quant'altro, ma si parla di ticket. Ecco, io ritorno alla proposta che vi ho fatto prima. Sarebbe importante con i cittadini, quindi attraverso i giornali, non solo il mio ovviamente, fare chiarezza su tutta una serie di punti, per esempio i ticket, perché a questo punto alcuni anziani come me questa mattina hanno scritto, dice: ma come lo pago il ticket? Perché io non faccio i pagamenti online con 2L, che quindi vuol dire già una profonda conoscenza di tutto ciò. E questo diventa molto importante, perché quando poi l'anziano, e non solo l'anziano, ma diciamo chi non è abituato a tutti questi nuovi strumenti, è impacciato, e quindi essendo impacciato, magari vergognandosi anche un po', come d'altra parte fa quando gli scippano, no? Quindi non vanno a far denuncia, questi non fanno denuncia della propria situazione sanitaria e quindi è un ulteriore danno per la comunità. Ecco, secondo me poi comunicare tutte queste cose in maniera pratica diventa molto importante. Poi Giulia lo sa, perché è stata un'antesignana dei portali sulla sanità. Io ricordo benissimo cose fatte alcuni anni fa, che allora venivano guardate un po' con, diciamolo Giulia, no? Con un po' di sospetto, virgola, e che oggi invece ringrazieremo l'Altissimo se le avessimo fatte con molto anticipo. Guardi, in tutte le professioni, compresa la nostra, si possono fare i giornali anche da casa, cosa che ai tempi, quando lavoravo con Montanelli, se gli avessimo detto una cosa del genere ci seguiva col bastone.
Quindi l'invito è ad una maggiore chiarezza nella comunicazione sui cittadini, perché i cittadini sono molto più disponibili di quello che noi immaginiamo. Glielo dico perché l'osservatorio di un quotidiano come il nostro, un po' più popolare, meno paludato, dimostra un po' tutte queste cose, e quindi anche i giornali diventano centralini di aiuto. Sì, non faccio nessuna fatica a crederlo, assolutamente sì, la gente si rivolge un po' dove può. Intanto lascerei questa domanda per tutti, perché di fatto tutti abbiamo a che fare con i cittadini, chi programma come chi cura, e chiederei a Claudio di introdurre il tavolo di discussione, poi di avviare i diversi interventi, che siamo già un po' in ritardo. Siamo ancora 125, tuttavia siamo ancora cresciuti di numero su Zoom e 220 su Facebook, quindi nonostante i problemi tecnici, come dicevamo, le persone ci seguono volentieri, per cui evidentemente la sanità e il tema dell'oncologia sono di primaria importanza. Vai Claudio. Sì, io ribadisco, ecco, io chiederei ai clinici, ai colleghi, il problema dell'innovazione, cioè se quando un farmaco viene approvato da AIFA, come viene utilizzato e con che tempistica all'interno della regione stessa. Parliamo naturalmente di farmaci, lo chiederei ai clinici e anche a Francesco Cattel. Ribadirei la questione della scheda oncologica e quindi del patient summary, che visto che si sta cronicizzando l'oncologia e gli anziani prendono un sacco di altre terapie oltre che naturalmente quella oncologica, come in qualche maniera riescono ad affrontare il problema della cronicità oncologica, e chiederei a loro la loro esperienza del rapporto con la medicina territoriale, come ha detto Oscar Bertetto, perché se vogliamo evitare che una parte delle persone arrivino in ospedale e che vengono utilizzati più telemedicina e teleconsulto, bisogna che però un accordo con invece medicina generale con la medicina del territorio ci sia, e vorrei capire come questo si sta verificando all'interno della rete. E se poi, domanda a tutti, loro ritengono che un'oncorete nazionale, cioè una rete nazionale, sia utile per scambiarsi le best practice, per fare ricerca insieme, per far sì che l'innovazione in qualche maniera sia spinta, che l'innovazione arrivi il prima possibile, e per risolvere i tanti problemi che ci sono ancora nel campo dell'oncologia. Quindi io incomincerei, se voi siete d'accordo, la professora Vaglietta e poi a seguire la professoressa Franca Fagioli, il professor Cattel, e la prima la professoressa Pierro, perché prima le donne e poi gli uomini, e poi il professor Cattel. Poi riprenderemo il giro. Prego. Eccomi, buongiorno. Ma io, se mi fa mette sulla prima diapositiva, quello che di cui volevo parlare con voi molto brevemente è un argomento che è il futuro in parte dell'oncologia e che può trarre grosso beneficio dalla presenza di una rete oncologica funzionante, e che mi riferisco alla medicina di precisione, qualcosa di cui ha già parlato il professor Stecco. Perché da che cosa nasce l'oncologia di precisione? Perché un addetto ai lavori è ben noto che da anni noi usiamo terapie specifiche per tumori del polmone, della mammella, linfomi o altro, mirate a singole alterazioni molecolari. E il successo di queste terapie ha fatto sì che noi volessimo estendere questi risultati a tutti i tumori, E si è però scoperto che non è così facile trovare che cosa c'è in ogni tumore di alterato che si possa colpire in modo specifico, si chiama targettare, prendendo un anglesismo, in modo specifico per ottenere un risultato. Però le tecniche di biologia molecolare ci permettono di caratterizzare completamente una neoplasia. Abbiamo il patrimonio genetico di tutto il tumore e andiamo a identificare dove ci sono le alterazioni, e di lì si è partiti con l'idea di poter identificare alterazioni genetiche rare e creare una vera medicina di precisione o medicina personalizzata. Sicuramente questo è un sistema estremamente complesso che richiede, se mi dà la prossima diapositiva, una serie di... richiede la difficoltà di la necessità di centri specializzati in diagnostica molecolare
e questi non possono essere ubiquitari nel territorio, ma ogni regione deve organizzarsi per avere dei centri di diagnostica dedicati. Anche in questo caso poi c'è una difficoltà di interpretazione dei risultati che dipende sia dal punto di vista molecolare, trovare alterazioni espresse in piccola percentuale, che significato hanno, che significato ha un'alterazione di un gene in un tumore, è veramente importante o è qualche cosa che si chiamano accompagnamento alla malattia, quindi se io colpisco quel bersaglio ottengo realmente un risultato o meno. E tutto questo fa sì che sia, adesso non entriamo nei dettagli, qualche cosa di estremamente complesso, quindi costoso, e quando anche ti porta a dei risultati di identificazione di geni, non sempre c'è un farmaco disponibile sul mercato che sia approvato dall'AIFA, quindi la necessità di terapia off-label. Spesso addirittura non è disponibile neanche off-label un farmaco, ma solo in sperimentazioni, quindi la necessità di avere un ampio pannello di sperimentazioni disponibili, se possibile nell'interno almeno della rete oncologica regionale, e a volte questo non è possibile, e questo richiede che uno faccia mandi i pazienti a fare le sperimentazioni in altre regioni. Quindi vedete che è qualcosa di estremamente complesso, però è qualcosa che noi dobbiamo affrontare come regione, perché altre regioni l'hanno affrontato, e anche se andiamo alla prossima diapositiva, che cosa ci dobbiamo tenere presente? Che richiede un sistema complesso interdisciplinare che deve per forza essere centralizzato, e il vantaggio di questi mesi che abbiamo imparato a usare sistemi web per creare un sistema centralizzato che però permetta a tutti di partecipare, è necessario che abbiamo tanti protocolli sperimentali, e però vorrei chiudere, questo ci permette, è importante che noi lo implementiamo perché c'è molta migrazione di pazienti in altre regioni che hanno già messo in piedi questi sistemi, e c'è una grossa richiesta dei pazienti, c'è una grossa richiesta perché le attese sono altissime. È interessante quello che è stato presentato all'ASCO un mese fa da un gruppo canadese, che in Canada, dove sicuramente c'è una sanità di eccellente livello e con modelli organizzativi non dissimili dai nostri, perché noi spesso facciamo riferimento a quello che viene osservato negli Stati Uniti, ma hanno un sistema sanitario totalmente difforme dal nostro, mentre in Canada con un sistema sanitario simile, quello che è interessante è che comunque l'implementazione della medicina personalizzata, di questi centri di riferimento che è stata portata avanti in varie grosse aree della regione, ha comunque comportato un'attesa da parte dei pazienti e un'attesa da parte dei medici molto superiore a quelli che sono i risultati reali. Il messaggio è qualcosa che noi dobbiamo implementare, ma dobbiamo, perché è una richiesta dei nostri malati, però dobbiamo anche renderci conto che dobbiamo affrontare un problema complesso con dei costi importanti, sapendo che solo una minoranza dei pazienti, ma molto piccola, probabilmente non superiore al 10%, allo stato attuale ne avrà un beneficio reale. Però dobbiamo anche sapere che è la strada per lo sviluppo futuro, e che questo 10%, che era probabilmente il 4-5% 5-6 anni fa, è destinato ad aumentare. Allora, se noi mettiamo in piedi un sistema, questo ci permetterà di seguire le novità in modo molto più economico alla fine che non farlo, perché sennò singole strutture, singoli ospedali si attrezzeranno, e questo è un disperdio di energie, non crea un'uniformità e molti andranno fuori regione. Grazie mille, grazie mille. Professor Aglietta. Ecco, vado avanti io e avanti tu nella moderazione, per me è uguale. Vai Claudio, non ti si sente benissimo, vai tu. Dunque, bene, professoressa Fagioli, sempre per quanto riguarda l'innovazione, perché parliamoci chiaro, molti clinici e anche le aziende, quelle sarebbero relative,
nella precedente gestione, per quanto riguarda l'introduzione di innovazione negli ultimi anni, si sono lamentati che il Piemonte, per questioni di carattere di budget, tendeva a rallentare l'introduzione di farmaci e anche la possibilità di utilizzarli. E cosa ne pensa? Qual è la situazione adesso nell'ambito anche onco-ematologico pediatrico? Prego. Grazie, ringrazio per l'invito. Ho qualche diapositiva che può anche non essere messa. È evidente che il problema in oncologia pediatrica per quanto riguarda l'innovazione, per quanto riguarda i farmaci, è ovviamente più complesso, proprio perché sappiamo che l'innovazione arriva in un secondo momento, in particolare le sperimentazioni cliniche in area pediatrica rispetto che nell'area dell'adulto. Ma credo che il modello pediatrico possa essere utilizzato in questa giornata per supportare fondamentalmente l'importanza dell'innovazione, il primo concetto che ha introdotto Stecco, e soprattutto anche per supportare il concetto di oncorete che accogliamo con favore, partendo proprio da una patologia rara come i tumori in età pediatrica, 2500 in Italia ogni anno, che vengono curati in 50 diversi centri dell'Associazione di Ematologia e di Oncologia Pediatrica. In Piemonte un solo centro dell'associazione presso l'ospedale infantile Regina Margherita, che nel 2004, guidato dal professor Madoni, in modo lungimirante, mentre si creava la rete oncologica dell'adulto, ha creato la rete di oncologia pediatrica del Piemonte e della Valle d'Aosta, rete che poi è stata nel corso degli anni, a seguito di una serie infinita di delibere implementata, ringrazio appunto la dottoressa Ferraris che ha lavorato fianco a fianco con me in tutti questi anni, e siamo arrivati ad una presa in carico combinata di personale sanitario e non sanitario, quindi medici, infermieri, psicologi, assistente sociale, attività di tipo riabilitative, chirurghi, radioterapisti, insegnanti, quindi un mondo complesso che si è mosso e alla famiglia. Questo mondo complesso ha permesso di fare le diagnosi in Piemonte, di impostare il programma terapeutico nel centro hub e di essere seguito per piccole parti del trattamento nei centri SPOC, e a loro volta questi 10 centri SPOC si sono poi messi in contatto con i pediatri del territorio che facevano capo al loro territorio. E quindi di fatto un sistema organizzato che però nel corso degli anni ha subito delle modifiche. Perché delle modifiche? Perché abbiamo detto che, e cioè nella prossima diapositiva, il punto fondamentale è l'innovazione. 60 tipi di tumore diversi in oncologia pediatrica, che a loro volta sono ulteriormente suddivisibili in un enorme numero di patologie tumorali se ci avvaliamo di tutte quelle che sono le tecniche omiche, che ci permettono quindi di curare meglio i nostri bambini. E per l'area pediatrica, permettetemi anche di ricordare che ovviamente è di cruciale importanza la riduzione della tossicità tardiva. Quindi dobbiamo restituire alla società dei soggetti integri dal punto di vista fisico, quindi senza malattia tumorale, ma anche dal punto di vista psichico e sociale, quindi meno tossicità. E da qui quindi la necessità di avere questi programmi di medicina di precisione che in oncologia pediatrica per il Piemonte in parte trovano risposta all'interno della nostra anatomia patologica, in parte trovano risposta in laboratori di supporto per tutti i 50 centri che abbiamo visto nella prima cartina, nella prima piantina dell'Italia, che ci permettono a loro volta di identificare tutte quelle che sono le mutazioni presenti nelle malattie tumorali dei nostri bambini, sia che abbiano tumori solidi, sia che abbiano leucemia. Quindi un sistema complesso che si è organizzato fra professionisti, ma che che hanno portato la nostra rete ovviamente regionale in primis ad un livello nazionale, credo che tutte le reti debbano fare questo passo, e secondariamente, tanto più la patologia diventa rara, tanto più l'anomalia cromosomica ci permette di fare degli studi clinici controllati, quindi all'interno dei nostri istituti ovviamente tutti abbiamo delle unità di fase 1, diventino poi delle reti di tipo internazionale, in particolare per l'area pediatrica, ITCC e SIOP, che sono i due punti europei con i quali lavoriamo nella quotidianità. È evidente che tutto questo ovviamente necessita, abbiamo sentito parlare prima di comunicazione corretta, comunicazione fatta fra gli operatori, in Piemonte è complessa
perché è evidente che oltre al centro hub per tutte le varie patologie anche i centri SPOC devono essere costantemente aggiornati, quindi con eventi interni ed esterni. E devo dire che anche in questo momento di pandemia Covid, come abbiamo mantenuto tutte le attività per i nostri pazienti, così abbiamo mantenuto la comunicazione con tutti gli operatori dei centri SPOC e la comunicazione ovviamente anche a livello nazionale e internazionale, ma poi la comunicazione anche all'utenza, ai cittadini, e in questo siamo molto facilitati dalle associazioni dei genitori che sono presenti a Torino, ma che sono presenti anche in tutti i centri SPOC a livello nazionale, e da tutti gli enti che ci aiutano normalmente, Rotary, Lions, Fondazione Veronesi o la stampa, che semplicemente ci dedica a volte momenti proprio per fare buona comunicazione fra noi e gli utenti. L'ultimo punto che c'è nelle diapositive, ma ne abbiamo già parlato, Franco Ripa ci ha anticipato quella che è l'importante delibera nella prossima diapositiva sulla telemedicina. Ovviamente in oncologia pediatrica all'interno dell'ospedale infantile Regina Margherita abbiamo fatto subito un gruppo di lavoro che ha sancito tutte quelle che sono nella prossima immagine i servizi che possono servire per l'area pediatrica in generale e per l'oncologia, quindi come televisita, teleconsulto, telemonitorato e anche progetti di telereabilitazione con cui abbiamo seguito i nostri bambini al domicilio. E non ultimo, nell'ultima immagine, nonostante appunto la pandemia siamo rimasti sempre connessi anche con le famiglie, nonostante appunto abbiamo tenuto con noi un solo genitore tramite progetti congiunti con il Comune di Torino, con la team, e soprattutto a merito della nostra associazione dei genitori che ci ha aiutato ovviamente nella quotidianità. E quindi quello che auspico fondamentalmente è, oltre ad Oncorete, anche rilancio una rete anche a livello europeo, non solo a livello nazionale. Grazie professoressa Paggioli. Professoressa Fierro, l'Istituto Dermatologico di Torino è uno dei centri mondiali come casistica per il melanoma, a partire dalla grande raccolta che ha iniziato il professor Vina e a seguire. Ecco, per quanto riguarda per esempio l'immunoterapia che nel melanoma è la padrona, e l'innovazione per quanto riguarda la target therapy nella gestione delle vostre patologie, siete stati in qualche maniera facilitati o avete avuto dei problemi negli ultimi periodi? Buongiorno a tutti, grazie per l'invito. Io ho preparato anch'io poche slide per facilitare il discorso, se me le caricate. Così emerge anche la risposta alle domande fatte. Stanno arrivando, un attimo e arrivano. Hai trovato Carlo? Perfetto, stanno arrivando un minuto soltanto. Eccole qua. Io non le vedo. Voi sì? No. Sono. Sì, forse ce n'era una prima, ce n'era una precedente, no, non importa. Comunque, cosa siano le PDTA? Penso che tutti gli astanti ce l'hanno ben chiaro, forse se c'è qualche uditore un po' meno, ma il modello appunto della rete oncologica piemontese prevede queste famose PDTA. Che non sono le linee guida, ma sono le linee guida calate in una realtà locale dove ci si divide i compiti, si decide chi fa cosa, al fine poi di ottenere il miglior controllo della malattia e soprattutto un'uniformità di trattamento. Se mi dà la prossima, il nostro, nella prossima è segnato, ci sono tutti i partecipanti al nostro centro melanomi della Città della Salute di Torino. La rete aveva definito una serie di centri di riferimento che, essendo il melanoma un tumore raro, inizialmente erano pochi, erano 5. Sulla città metropolitana c'era il nostro e quello del professor Aglietta di Candiolo. Andiamo pure avanti. Io credo di essere stata invitata a parlare di melanoma perché, pur essendo un tumore raro, è un tumore molto interessante, perché le novità e le rivoluzioni partono sempre di qui. Allora, volevo poi rapidissimamente raccontarvi l'ultima novità, cioè la prima novità è stata appunto
l'inizio della terapia target, soprattutto dell'immunoterapia, che è partita appunto col melanoma, poi si è estesa a altri tumori, parlando di tumori metastatici. Invece la novità più recente cui volevo accennarvi riguarda una fase più precoce di malattia. Allora, il melanoma è un tumore raro, vedete questa piramide, per fortuna nella stragrande maggioranza dei casi viene diagnosticato per tempo, fra virgolette, quando lo spessore di Breslow è basso e basta un normale allargamento della cicatrice, non c'è bisogno di nessuna terapia. Vedete la sopravvivenza delle fasi iniziali, ottima, un po' meno ottima per questo stadio 2, ma qui la rivoluzione non è ancora arrivata, quindi non ne parleremo. Volevo soffermarmi qua per introdurre la mia osservazione sul Covid e rispondere alla domanda che mi è stata fatta. Noi ce la siamo cavata abbastanza bene con la gestione del melanoma metastatico, che sostanzialmente è proseguita con il follow-up che è stato fatto da remoto con la telemedicina. La mia grossa preoccupazione riguarda invece il ritardo diagnostico, cioè il melanoma è un tumore della pelle, si fa diagnosi tramite una visita dermatologica e per 2 mesi le visite dermatologiche sono sparite, anche se noi le urgenze abbiamo continuato a farle per un bel mese, non si è visto nessuno. Il mio grosso timore è che ci sia un ritardo diagnostico, che fra queste visite P che aspettano ancora adesso un accesso ci siano dei melanomi e quindi che si vedrà una modificazione di questa piramide, per cui si ridurranno gli stadi iniziali di malattia a favore invece di quelli più gravi. Andiamo avanti. Se mi date la prossima, ecco, vi accenno appunto, come dicevo, l'ultima rivoluzione che ha riguardato il trattamento del melanoma, specificando che queste regole, queste PDTA sono particolarmente utili proprio per gestire le novità, perché non è facile gestire le novità. Noi abbiamo avuto recentemente una nuova classificazione del melanoma e soprattutto questa notizia bomba giunta da questi studi multicentrici, il principale americano, che ci ha detto che la dissezione linfonodale radicale che abbiamo sempre fatto in presenza di una metastasi al linfonodo sentinella non allunga la sopravvivenza ma aiuta solo il controllo locale di malattia. Quindi ci è stato detto non è più previsto, solo in casi selezionati. Allora, e contestualmente sono emersi i dati dei diversi studi trial clinici sulla terapia adiuvante, tutti positivi, con un aumento della sopravvivenza. Allora, la sfida, il challenge è calare poi nella nostra vita quotidiana tutte queste novità che noi sappiamo dagli studi clinici, leggiamo, ma poi tradurle nella nostra vita concreta ci aiuta appunto l'organizzazione della rete, per l'appunto. Avanti. La prossima. Ecco, quindi questi studi di terapia adiuvante, sia con la target che sapete nel melanoma vuol dire farmaci anti-BRAF e anti-MEC, già molto efficaci nel metastatico, sia con l'immunoterapia anti-PD1, abbiamo 2 diversi trial, uno con pembrolizumab e uno con nivolumab, tutti questi che vedete elencati qua hanno definito un chiaro vantaggio di sopravvivenza, tutti peraltro in pazienti operati con una dissezione radicale, comunque dalle linee guida di tutto il mondo è giunta l'indicazione positiva forte a fare un trattamento adiuvante nello stadio 3 in tutti i diversi sottotipi dello stadio 3, anche se la sopravvivenza è molto diversa tra un 3A e un 3D. Queste sono le linee guida dell'IOM, che è il nostro riferimento, diciamo, nazionale, e tutto questo va tradotto, ripeto, nella nostra vita quotidiana. Noi lo stiamo facendo, discutiamo tutti insieme con i dermochirurghi se fare e quando fare una dissezione radicale,
stiamo effettuando la terapia adiuvante già anche prima che AIFA diciamo desse la rimborsabilità dei farmaci e stiamo correggendo le nostre PDTA, che appunto il mondo cambia talmente velocemente che su web non sono ancora state corrette. Mettiamo la prossima. Che deve essere l'ultima, no, ecco, quindi questo è solo il riassunto di come è cambiata la nostra vita. Non facciamo più la biopsia del linfonodo sentinella oltre il millimetro, ma la facciamo prima, cioè cutoff si è abbassato, melanomi con 0,8 di spessore o anche meno se c'è l'ulcerazione, soprattutto nella maggior parte dei casi con sentinella positivo non facciamo più la dissezione, tutto questo lo decidiamo per l'appunto in gruppo, al GIC, discussione fra noi, dermochirurghi, naturalmente sono presenti anche tutte le altre figure. E poi facciamo la terapia adiuvante, decidendo naturalmente se fare immunoterapia o target dopo l'analisi mutazionale dovuta, che è stata anticipata in stadio 3. Avanti con la prossima, che non voglio rubarvi troppo tempo. La prossima è solo la descrizione di cosa si fa e cosa facciamo noi nel melanoma metastatico con metastasi viscerali, ma questo non è molto cambiato perché, come dicevo, la rivoluzione è iniziata molti più anni fa. Grazie, professoressa, grazie. Professor Cattell, in realtà poi su questa storia di se è facile o no avere subito l'innovazione nella regione Piemonte, nessuno risponde relativamente, o almeno la risposta è relativa. Lo chiedo a lei come responsabile della farmacia della Città della Salute, forse il più grande ospedale d'Europa, e chiedo anche a lei se vi è la coscienza del fatto che implementare l'attività di ricerca, che andrebbe a mio giudizio coordinata a livello nazionale, quindi non corrente, potrebbe essere utile, in realtà sono soldi che vengono portati all'interno delle strutture, perché quando si fa un trial clinico il farmaco innovativo, il farmaco costoso lo mette l'azienda e quindi in qualche maniera c'è un risparmio, quindi come dire, la ricerca dovrebbe essere vista in termini positivi, non in termini di spesa, e qui anche l'investimento in data analyst, investimento insomma in strutture che permettono di fluidificare molto l'attività di ricerca di base traslazionale clinica. A lei, professor Cattell. Mi sentite? Sì, mi sentite? Sì, stranamente sì. Sentiamo bene. Ah, speriamo che continui allora. due correzioni. Uno, all'amico Claudio, io mi ricordo che da tempo, quando avevo i calzoni corti, ci davamo del tu. La seconda, io sono il dottor Cattell, professor Cattell forse tutti lo conoscono, era qualcun altro, comunque lo ringrazio anche diciamo per la stima e diciamo la presentazione. Io come sai sono molto amico anche di tuo padre, sì, abbiamo lavorato infatti, insieme. Molto però lo considero appunto un doppio atto di gentilezza, sia lei che anche il professore. Tra l'altro le tue domande sono molto, diciamo, importanti, da discussione. Io mi ero preparato delle slide sull'early access, proverò a rispondere alle tue domande e fare la mia presentazione anche sul discorso dell'early access, che a mio modo di vedere anche ha a che vedere con questi due topic che hai trattato tu. Sicuramente il discorso dell'innovazione è un discorso che parte da AIFA, avanti. Questa slide che vedete fa capire e comprendere che uno studio di un qualsiasi farmaco, dall'atto diciamo dell'attività preclinica fino al compimento della quarta fase, ci piega circa 15 anni. E molte volte l'errore comune che si pensa è che questo farmaco sia già pronto e disponibile una volta passata la fase 4. In realtà c'è una procedura centralizzata in EMA, quella che vedete appunto nei primi quadranti, però poi c'è una parte relativamente a la questione della rimborsabilità e la questione del costo che poi passa alle varie agenzie regolatorie, in questo caso è AIFA. Quello che vedete è che ci si impiega circa
po' di tempo, no? Anche tra, diciamo, quando un farmaco è licenziato da EMA e che arriva praticamente da AIFA, perché c'è tutto un iter di negoziazione, di trattazione tra l'azienda farmaceutica e tra CTS e quello che può essere CPR. Per poi arrivare, qui mi collego alla prima risposta della domanda fatta dall'amico Claudio, anche al discorso della regione, nel senso che molte regioni hanno ancora il prontuario regionale e ci dovrebbe essere un ulteriore passaggio di questo tipo. E questo comporta anche un ulteriore ritardo. Avanti slide, ecco. Questa cosa chiaramente va in contrasto anche quella che è di fatto poi la famosa legge Balduzzi di riferimento, che dice e anche le leggi che danno il bollino dell'innovazione farmaci, che dice che un farmaco innovativo deve essere pronto e disponibile per il paziente. Per fortuna nella regione Piemonte non esiste più il prontuario regionale. È stato attuato un percorso differente, sempre tramite la rete oncologica, che assolutamente non doveva sovrapporsi al lavoro fatto da CTS, da CPR AIFA, perché voi pensate che se già EMA licenzia un farmaco, dice un farmaco efficace e sicuro, poi c'è già una CTS in AIFA che fa una revisione sistematica della letteratura al di là di quello che può essere il costo. Se poi c'è anche un prontuario regionale, un gruppo che ancora va a rivedere gli stessi studi registrativi, diventa semplicemente una lungaggine, una sovrapposizione che sicuramente non è utile a nessuno. Noi a suo tempo con il dottor Bertetto avevamo fatto una cosa differente. Avevamo fatto, diciamo, dei percorsi, no? Basandosi su quelli che erano gli endpoint, i dati di efficacia, di sopravvivenza degli studi registrativi, come questi dati si ponevano all'interno della regione Piemonte per cercare di andare a valorizzare magari l'utilità di un centro piuttosto che un altro. Se un centro ha una elevata attività su un tipo di neoplasia, era giusto che avesse praticamente un discorso preferenziale di accesso da parte dei farmaci innovativi, da qui il concetto di centro hub rispetto a centro SPOC, anche perché per fortuna l'innovazione sta migliorando, sta andando avanti, e non soltanto l'innovazione, quindi immunoterapia, target therapy, ma anche i programmi di organizzazione, l'abbiamo visto anche oggi, attraverso l'organizzazione di screening, attraverso gli indicatori di valutazione, attraverso il discorso delle reti. Avanti. Sei andato troppo avanti, un pochettino prima, grazie. E questo che vedete è chiaramente una slide che avevo preparato prima, no, del rinvio causa Covid, in cui si vede appunto che attualmente c'è una netta preferenza da parte delle company a sperimentazione di licenziare i farmaci oncologici. Non ho dati per poter capire se il Covid ha rallentato quelle che possono essere, diciamo, le attività di CTS, di CPR in AIFA. Posso dire che sicuramente CTS ha incrementato molto lavoro di questo tipo, viste le 35 sperimentazioni cliniche sul Covid-19 e tutti i vari usi compassionevoli che sono stati portati avanti. Avanti. Questo che vedete è un confronto tra quelli che, quando si parla di early access, quelli che possono essere i discorsi che possono portare un'accelerazione, programmi di accelerazione, quando un farmaco non ha del tutto completato l'iter di sperimentazione. Chiaramente hanno, diciamo, percorsi simili ma anche differenti, ma rispetto a quello che può essere FDA. Chiaramente nei percorsi di accelerazione cosa si tiene conto? Si tiene conto del fatto che il farmaco già dimostra anche nelle fasi finali una netta superiorità rispetto all'alternativa terapeutica. Si tiene conto anche del fatto che non esiste, per esempio, un'alternativa terapeutica, si tiene conto che magari il farmaco possa avere una connotazione con un farmaco orfano. Adesso non sto a spiegarvi tutti quanti, ma esistono proprio dei programmi che tengono conto anche di quello che può essere il bisogno e le necessità di determinate fasce di popolazione. Avanti. Fino ad arrivare appunto ad AIFA, che stabilisce i criteri dell'innovazione,
appunto che si basano in ugual misura appunto sul bisogno, sul grado di innovazione, grado di innovazione legato anche al tipo di meccanismo d'azione, se è innovativo o meno del farmaco, le fasce di popolazione e altro. Avanti. E soprattutto questo che vedete in questa slide fa capire anche quando si parla di innovazione, l'innovazione non è legata al farmaco, ma è l'indicazione che viene definita come innovazione in sé. E questo a volte crea anche delle confusioni, perché magari possiamo capitare di avere per uno stesso farmaco un farmaco che ha un'indicazione rimborsabile dal fondo dei farmaci innovativi e un'altra no. E quindi sicuramente anche il fattore comunicazione, il fattore diciamo di accessibilità può avere anche delle criticità anche rispetto a quello in cui si può dire questo farmaco è innovativo o meno. Avanti. E questo che vedete invece è una slide per far capire invece quello che anche può essere il problema di comunicazione relativa alla rimborsabilità. I farmaci innovativi accedono al fondo, quindi tutti quei farmaci che vengono definiti innovativi sono rimborsati al 100%. Ecco, molto spesso uno pensa, dice benissimo, io uso un farmaco innovativo, mi dovrà arrivare una nota di credito posteriori per poter avere il rimborso di quel farmaco. In realtà non avviene così. Il percorso di rimborsabilità segue quello che può essere anche il percorso dei ricavi di attività, ovvero se io ho un farmaco innovativo che ha un accesso ambulatoriale, che quindi può essere scaricato in FLF, la Regione Piemonte giustamente ha deciso, le aziende, le ASL si tengono il FLF e il rimborso economico finisce all'ASL di residenza del paziente. Se così non è, nel senso che diciamo quel paziente usa quel farmaco innovativo per quello che può essere un accesso ospedaliero, allora in quel caso lì il rimborso viene direttamente all'azienda ospedaliera. E anche questo, no, quando si parla di innovazione, può comportare qualche fraintendimento. Avanti. Gli strumenti di Early Access disponibili chiaramente sono svariati, perché quindi per Early Access non penso soltanto a quello che può essere il farmaco innovativo che può arrivare in fretta per il paziente, ma può essere anche il farmaco off-label, oppure un farmaco innovativo per cui ha un'indicazione ancora non registrata da AIFA, oppure un farmaco estero che dovrà avere una potenziale innovazione, ma questa ancora non è passata praticamente da AIFA. Ci sono svariati passaggi che sicuramente possono praticamente ritardare quello che è il discorso del Early Access. E questo è lo schema che vedete, sono tutte le leggi di riferimento praticamente che possono permettere, quindi la legge 648, che è praticamente una sorta di possibilità a livello nazionale di poter usare un farmaco fino a poco tempo fa diventato off-label, la legge 94 che dà la possibilità di usare secondo determinate procedure l'uso del farmaco off-label fino ad arrivare al farmaco compassionevole o addirittura i farmaci orfani. Avanti. E chiaramente quindi tutte queste criticità, tutte queste percorso diciamo articolato, molte volte se appunto farmacista, medico, operatori sanitari, regione non si attua un percorso di comunicazione, possono chiaramente comportare delle grosse problematiche, soprattutto a quello che può essere l'impatto anche mediatico, quello che può essere il beneficio non garantito in una tempistica adeguata a quello che può essere il paziente. E chiuderei con la risposta dell'ultima domanda fatta appunto dall'amico Claudio, dicendo come io vedo a livello nazionale l'idea di una rete oncologica. Allora, io personalmente la vedo bene come, per esempio, sempre avrei visto bene una cabina di regia sull'HTA a livello di AIFA
che non decida per tutta la regione, per tutta l'Italia, ma che aiuti praticamente, armonizzi, mette in rete, a me piace molto il concetto di rete, no? Quelle che possono essere, diciamo, tutte le organizzazioni che si occupano, in questo caso chiaramente il discorso di rete oncologica, nelle varie regioni, che armonizzi praticamente attraverso quella che può essere una direttiva, una linea guida nazionale, quello che può essere invece il percorso regionale specifico della regione. E con questo grazie Francesco, grazie, grazie, perché hai risposto in maniera molto esauriente alle domande fatte. Giulia Gioda, che in questo caso rappresenta come presidente di un'associazione di volontariato che si occupa di tumori, qual è l'apporto del volontariato per favorire, come dire, le terapie, le diagnosi oncologica in regione Piemonte? Te, Giulia. Grazie, grazie mille Claudio. Intanto, prima di rispondere, farei intervenire Clara, che abbiamo una domanda da casa. Esatto, Andrea Savino ci scrive: ritengo fondamentale la scheda oncologica personale del paziente, ma penso che la stessa debba essere integrata da una oncocard, che deve essere il risultato di un'interazione del lavoro del genetista che si dedica alla ricerca e allo studio dell'oncologia, del ricercatore e del clinico. Allora, io sarò estremamente breve anche perché il mio ruolo è duplice, quindi va benissimo essere brevi. Intanto vedo la dottoressa Fierro, con la quale condividiamo l'esperienza dell'Associazione Prevenzione e Cura dei Tumori, la condividiamo anche con Oscar Bertetto, che è il presidente del comitato scientifico. Cerchiamo di essere utili alla nostra collettività piemontese con quella che è stata la più antica associazione di pazienti italiana. Siamo nei libri di medicina come Associazione Prevenzione e Cura dei Tumori in Piemonte. La fondò a suo tempo Calderola e, diciamo, abbiamo cercato di tenerla in piedi. Siamo in piedi in maniera efficace, nel senso che ci occupiamo di visite di prevenzione gratuite. Da qualche anno a questa parte abbiamo dovuto, virgolette, costringere le persone che effettuano le visite a fare una modesta tessera di iscrizione, altrimenti non saremmo sopravvissuti. In particolare per la cute, credo che la collaborazione tra il mondo dell'associazionismo e il mondo dell'ospedale e di altri ospedali, ma in questo caso c'è la dottoressa Fierro, è fondamentale, perché credo che le liste d'attesa, nel caso di prima visita, se noi scomparissimo da un giorno all'altro, aumenterebbero di diversi mesi. Dunque la collaborazione c'è, è attiva. Chiedo alle istituzioni, non solo per quanto concerne la nostra antica associazione, ma anche per le altre associazioni tra virgolette minori, non siamo Candiolo, non siamo l'associazione che si occupa di sclerosi multipla, ma a livello territoriale abbiamo la nostra significatività, perché molte persone si rivolgono a noi anche proprio solo per un consiglio. Quindi chiediamo alle istituzioni di essere un po' più coinvolti, tenendo conto che noi non chiediamo quattrini alle istituzioni, è un po' il nostro mantra. Noi abbiamo le nostre piccolissime offerte da coloro che si iscrivono, avendo tanti iscritti riusciamo a sopravvivere, ma quello che chiediamo è, diciamo così, di essere considerati. In qualche caso anche troppo siamo considerati, perché il CUP, il sovra-CUP, sovente quando chiedono di prenotare una visita cute dal nostro numero di telefono, senza dire che siamo un'associazione privata. Quindi le persone ci chiamano inferocite dicendo: ma come, non ci date la visita, non siete attivi al pomeriggio? E quando io sono in associazione rispondo: noi siamo attivi negli orari in cui siamo attivi, siamo dei privati, eroghiamo un servizio gratuito. Quindi, insomma, la collaborazione deve essere, diciamo così, non solo per prendere, ma anche un pochino almeno per essere considerati, se non per dare. Questa è un po' la mia opinione. Che dici, dottoressa Fierro? Ah, io posso solo ringraziarvi ancora una volta e confermare che senza di voi non potremmo vivere, appunto, le liste d'attesa che fiorerebbero i 3 anni. Ed è vero che confesso che noi stessi, diciamo, inviamo i pazienti, cerchiamo di appoggiarvi i pazienti. Io cerco di spiegare che siete una onlus, eccetera, eccetera. Comunque, confesso che siamo noi stessi a dare questa indicazione, perché non saremmo in grado di farci carico di anche tutta la prevenzione, perché siamo sicuri di mettere i pazienti in buone mani, ecco, che poi torneranno da noi quando ci sarà bisogno, ma insomma, la prevenzione viene fatta e bene. Grazie mille, grazie, grazie. Ho finito. Giulia, sì, allora io un ultimo giro, 2-3 minuti a testa per stare nei tempi, anche perché sono ancora un sacco di persone che ci stanno seguendo sul web. Allora, uno, la scheda oncologica. I primi finanziamenti sono arrivati circa 15 anni fa, c'è stata anche la domanda, forse anche di più. Vorrei sapere a che punto è, perché per poter territorializzare
una parte dell'oncologia ci deve essere comunque uno scambio informatico delle informazioni sul paziente. Due, che cosa pensate che la Regione Piemonte debba fare, avendo eccellenze riconosciute, per diminuire la mobilità passiva nei confronti delle altre regioni? Tre, se per esempio questa idea dell'oncorete, dello scambiarsi le best practice, vedi per esempio la DGR a cui già partecipate la Regione Toscana, ma anche altre iniziative, non sia importante per in qualche maniera coordinare meglio quelle che sono le attività delle reti a livello nazionale. Se c'è ancora il dottor Stecco, partirei da lui. C'è ancora? Vado via in questo istante, ci saluta e ci dice che ha seguito finora. Perfetto, allora, in ordine da come erano messi, partirei Aglietta, Bertetto, Cattel, Fagioli, Fierro e Franco Ripa per ultimo. Avanti Aglietta, 2-3 minuti, grazie. Anche meno. Sai, io risponderei alla tua domanda: come possiamo fare a ridurre la mobilità? Molto onestamente, credo che molta mobilità non sia solo parzialmente giustificata, però la gente va altrove, soprattutto nell'altra parte del Ticino, diciamocelo, perché ha una sensazione di ricevere una risposta immediata e più moderna alle proprie richieste. Immediatamente ti fanno caratterizzazioni molecolari, esami, eccetera. Tutte cose che possono essere fatte anche qui, ma è un po' meno strutturato. Cioè dobbiamo mettere di più a disposizione di tutti i pazienti della regione le informazioni che riguardano le sperimentazioni cliniche in corso in tutta la regione del Piemonte, implementare la partecipazione alle sperimentazioni cliniche in tutti gli ospedali di un certo livello. Cioè ci sono ospedali anche con oncologie grosse che hanno poche sperimentazioni cliniche, e questa è la partecipazione, da fiducia al paziente. E poi credo chiaramente il percorso del Molecular Tumor Board, che è qualche cosa che stanno mettendo su in piedi le regioni, in realtà la regione Lombardia, la regione Veneto l'hanno già implementato, noi dobbiamo rapidamente implementarlo e renderlo disponibile in tempo per i nostri pazienti, perché questo sì che è qualche cosa che trattiene il paziente da rivolgersi altrove per avere delle risposte ai suoi quesiti. Grazie Massimo, infatti per esempio il passaporto genetico che propone lo IE o altre cose, proprio a rendere qualche cosa a livello nazionale. Oscar Bertetto, la scheda oncologica, famosa. Oscar? È caduta la connessione e devo dire che non ci stupiamo più di tanto, data la situazione della connessione del dottor. Se si ricollegherà ve lo dirò. Francesco allora, Francesco. Oscar Bertetto, eccolo qua, è arrivato, ecco. È arrivato. Eccolo qua, Oscar. Mi sentite? Perfettamente. Sì. Scusate, ma... Le molinette sono questo, che si collega, devo saltare da un computer all'altro, e questo è quanto. Devo anche dire che forse il tutto è dovuto al fatto che abbiamo in contemporanea proprio per andare nella situazione che diceva prima il professor Stecco, videoconferenze su degli account di Webex che viaggiano sui nostri stessi computer di rete, e può darsi che i disguidi siano stati legati anche a questo, di cui vi chiedo scusa. Per rispondere alle domande di Claudio Zanon, scheda sintetica oncologica, attualmente Ruggeri le ha scusate solo un secondo perché c'è un'altra cosa in corso per cui sento rimbombare, arrivo subito. Io passerei però a Franco Ripa. Come prima passerei a Franco. No, ecco, arrivo subito. Ci sono. No, sono solo andato perché siccome Gianfranco Ferrero, che lavora qui alla rete, è collegato a questa riunione ed è collegato nella stanza accanto, rimbomba sì, completamente. Valerio, dopo questa esperienza Oscar Bertetto ha preso un master in tecnologia. E allora, vi dicevo, scheda sintetica oncologica, attualmente il dottor Ruggeri, che è responsabile del sistema informativi regionali del Piemonte,
ha interrotto la sperimentazione di questa scheda che era stata fatta all'ospedale di Ivrea nella TO4 e all'ospedale Mauriziano di Torino, perché verrà inserita direttamente all'interno del fascicolo sanitario elettronico e quindi diventerà, diciamo, un lavoro che abbiamo portato avanti su quali sono gli indicatori importanti che debbano comparire nella scheda sintetica della scheda sintetica oncologica all'interno del fascicolo sanitario elettronico. Quindi c'è in questo momento una interruzione dei lavori per quanto riguarda lo specifico dell'oncologia e mi auguro che possa presto ripartire. Quando era stata sperimentata al Mauriziano e ad Ivrea, in realtà aveva dimostrato un buon funzionamento e anche un rispetto di tutte le caratteristiche previste dal Garante Nazionale della Privacy. Sul tumor tumor molecular board abbiamo un documento su cui ragionare e lavorare che è stato mandato credo in giro dal dottor Ripa per costruirlo a livello regionale. In questo momento noi abbiamo esami di next generation sequencing in tre strutture: l'azienda ospedaliera Città di Torino, cioè la salute della scienza della Città di Torino, la l'IRCS di Candiolo, il San Luigi di Orbassano e l'Edotempia di Biella, e alcune sperimentazioni portate avanti all'azienda ospedaliera universitaria di Novara e a Spot nell'Alessandrino e nel Cuneese. Quindi è chiaro che dobbiamo unificarle in un'unica modalità di lavoro e soprattutto in una piattaforma unitaria su cui far confluire i dati, perché l'importanza di queste cose, come diceva prima il professor Aglietta, sono nel coniugare i dati clinici con i dati genomici, altrimenti se c'è una dissociazione tra le due non riusciamo a risolvere alcun problema, e soprattutto un rapporto che stiamo cercando di costruire a livello nazionale con AIFA, perché poi abbiamo il problema dell'accesso ai farmaci off label, che necessariamente è una delle conseguenze dell'utilizzo della genomica e della next generation sequencing, perché sicuramente verranno evidenziati eventuali mutazioni genetiche di cui noi dobbiamo avere poi la possibilità di utilizzo di un farmaco che venga approvato non più per singolo istotipo, ma per mutazione, che quindi in qualche modo rivoluziona anche la modalità con cui i farmaci vengono approvati da AIFA. Sulla migrazione, e su questo chiudo, in realtà dalla provincia di Torino e dalla provincia di Cuneo la migrazione extraregionale in ambito oncologico è praticamente inesistente. I grossi problemi li abbiamo con la provincia di Novara, il Verbano Cuso Ossola e la provincia di Alessandria, per la vicinanza della Lombardia e per quanto ha detto prima il professor Aglietta. L'idea del cittadino piemontese che va nel milanese è di trovare strutture più moderne, tecnologie più avanzate, rapidità di esecuzione degli esami. Io credo che gli investimenti che stiamo facendo verso l'azienda ospedaliera universitaria di Novara e verso delle prestazioni che la rete oncologica ha in ambito assistenziale, migliori forse di quelli che si hanno in ambito lombardo per quanto riguarda alcuni aspetti dei percorsi di cura e quindi alcuni investimenti su questi aspetti, potrebbe essere un'utile modalità con cui ridurre questa migrazione sanitaria, perché sicuramente per esempio l'accesso ai farmaci in regione Piemonte non è più lento che da altre parti, c'è un minor numero di sperimentazioni, su questo dobbiamo lavorare di più, ma l'accesso ai farmaci innovativi è rapida e finora è stato garantito che i farmaci appropriati sono a disposizione di tutti i pazienti. Grazie Francesco Cattel. Il problema però della mobilità è legata anche alla possibilità di avere terapie veloci, adeguate il prima possibile, non solo farmacologiche. Per esempio in Piemonte la gamma CNAIP non c'è ancora e c'è una migrazione di pazienti che vanno verso la Lombardia. Ecco,
Bartetto dice che i farmaci arrivano subito in maniera rapida, ma per esempio in Lombardia dopo l'approvazione AIFA non c'è nessuna prontuario, nessuna commissione che si interpone, cioè i farmaci vengono acquisiti immediatamente e vengono poi numerati in file health e pagati sia al pubblico che al privato. Ma anche qui in Piemonte è così. No, ma io non dico che là sia meglio, dico che... No, ma è così anche in Piemonte. Però c'è stata una sensazione, come dire, in qualche maniera, magari sbagliata, qui poi Fossati ci dirà anche sulla comunicazione, che i farmaci in Piemonte arrivassero dopo, ecco, questo forse ha favorito l'idea di una migrazione passiva, mobilità passiva verso altre regioni. Prego. Sì, c'è anche da dire che noi piemontesi siamo abituati a lavorare e non siamo molto forti nella comunicazione, però in realtà sono stati fatti grossi passi avanti negli ultimi anni, cioè già a cominciare l'abolizione del prontuario regionale fatto col precedente direttore del servizio farmaceutico, questo ha accelerato. Poi bisogna anche tenere conto anche di alcuni aspetti, diciamo, legati anche alle procedure di gara, nel senso che una cosa almeno che noi farmacisti cui noi ci teniamo è che nel momento che arriva un farmaco praticamente si è fatto un contratto subito con la stazione appaltante, quindi in questo caso SCR. E la nostra SCR vanta di essere una delle migliori, diciamo, stazioni appaltanti, se non la migliore d'Italia, nettamente migliore rispetto ad Arca della Lombardia, no? Noi nel momento che arriva un farmaco innovativo, questo farmaco innovativo è disponibile al contratto in circa 2 settimane, 3 al massimo, invece mi parlano della Lombardia addirittura i colleghi farmacisti di mesi. Quindi in realtà, diciamo, forse noi lavoriamo, però comunichiamo un pochettino peggio. Secondo me, dal punto di vista della mobilità passiva, bisognerebbe, io terrei molto collegato al discorso delle sperimentazioni cliniche, nel senso che, diciamo, invece, rispetto ad altre regioni, a mio modo di vedere, se si riuscisse a accelerare l'iter, sburocratizzare quello che l'attività e i contratti dell'esperimentazione, soprattutto dai vari comitati etici, quello sicuramente riuscirebbe anche a rendere meglio di quanto siano già le eccellenze dei nostri centri di ricerca. E sicuramente, come dicevi giustamente tu, diciamo, far passare un farmaco sotto una sperimentazione clinica sicuramente potrebbe anche aiutare, no? Quello che può essere non soltanto il miglioramento della ricerca, ma anche rispetto a quello che possono essere i contenimenti dei costi, perché a mio modo di vedere mobilità passiva non è soltanto il fatto non c'è il farmaco, vado in una regione a fianco, mobilità passiva è anche vado in quel centro perché è un centro rinomato per quanto riguarda il discorso della ricerca. E secondo me questo, me lo faccio senza far polemica né niente, Piemonte magari deve lavorare un pochettino di più rispetto ad altre regioni, magari come può essere la regione Lombardia, non tanto secondo me sul discorso della pratica clinica, dove secondo me sono stati fatti, diciamo, dei grossi passi avanti, soprattutto per quanto riguarda l'accelerazione delle procedure di gara. Grazie. Franca Fagioli, tu sei stata la prima a parlare proprio da noi 4 anni fa di CAR-T. La regione Piemonte è l'ultima che ha fatto la delibera per le CAR, ecco, quindi qualche volta sicuramente l'eccellenza è al massimo, qualche volta le procedure amministrative non aiutano, e questo riprende il tema della mobilità naturalmente. Prego. Sicuramente le procedure amministrative non sono sempre rapide come noi vorremmo, però credo che possiamo lavorare tutti assieme per ricostruire al meglio, o se non altro per valorizzare quello che è il nostro sistema sanitario, in particolare reinfondere, mi leggo a quello che hanno detto tutti quelli che mi hanno preceduto, reinfondere fiducia ai cittadini rispetto a quella che è l'eccellenza piemontese, ma non dobbiamo nasconderci dietro un dito che l'eccellenza piemontese diventa tale se investiamo di più in tecnologia, in sperimentazioni cliniche, e in alcuni settori credo serva anche richiamo con grandi professionisti, perché l'eccellenza tecnologica e la sperimentazione clinica è strettamente connessa ad alcuni professionisti, e come tale quindi credo che dobbiamo
tener conto che alcuni settori vanno sicuramente potenziati e credo proprio perché c'è Franco Ripa che ci ascolta, che alcuni settori all'interno della nostra regione debbano essere guardati con maggiore attenzione rispetto ad altri. Sicuramente le procedure poi ci verranno dietro. Io sono un ottimista e quindi quando mi inserisco in testa un obiettivo poi vado avanti di filato e quindi anche Ripa poi l'ho talmente tormentato per le cartiche. Lo chiamavo quasi tutti i giorni. Sì. Grazie. Quasi come il Covid, quasi come Maria Teresa Fierro. Io mi ricordo che Maria Grazia Bernengo presentò all'ASCO, alla Medical Society of Kidney Oncology, la vostra casistica sui melanomi e come centro era una delle prime al mondo, se non la prima. Perché questo poi, ecco, però lì c'è anche Beppe Fossati che ci ascolta. L'Istituto Europeo di Oncologia si vende molto meglio, ecco, voglio dire, e questo può contribuire anche se poi l'esperienza torinese è fantastica dal punto di vista. Cosa ne pensi? Allora, sicuramente la nostra casistica rimane enorme, sicuramente non ci vendiamo bene come gran parte dei piemontesi probabilmente. Ma anche qui la mobilità sul melanoma fra il nostro centro e quello di Massimo Aglietta credo sia minima o nulla. Solo un rapido commento sui trial clinici. Tutti noi abbiamo dei centri di trial clinici e ne abbiamo tanti disponibili. È una grossa fatica, richiede lavoro di tantissima gente, non è finanziato dal pubblico. E io ho la sensazione che diventino sempre più selettivi, più difficili, cercano sempre il paziente in cui si possa fare una biopsia, ci sia il tessuto, giustamente, perché sono cose fatte a scopo di studio. Quindi quello che diceva Massimo di estendere i trial a tutti i centri ospedalieri periferici, io la vedo difficile, perché vedo che anche noi cominciamo a far fatica proprio come impegno di persone. Sta dietro, d'altra parte questo è fondamentale, questo ti permette di essere sempre con un passo nel futuro, proprio appunto quello che si diceva, io ho fatto un cenno alla terapia adiuvante, noi la terapia adiuvante del melanoma l'abbiamo iniziata più di un anno prima che si potesse fare, ecco, e questa è stata una buona cosa. Non voglio rubare tempo, ringrazio ancora tutti. Grazie. Franco Ripa, 2 minuti, tutti dicono i clinici, tutti quanti dicono valorizzano l'importanza della ricerca, anche perché porta soldi all'interno delle casse della regione. Ecco, io credo che la regione deve cambiare mentalità in questo senso, a vedere la ricerca non come un ostacolo, come una spesa. Poi dobbiamo smetterla, il Covid ci ha insegnato, di pensare che i soldi bastino in sanità. I soldi non bastano in Italia in sanità, e soprattutto quindi non dobbiamo pensare al fattore economico come fattore prioritario. Cosa vuol fare Regione Piemonte per implementare l'attività di ricerca in campo oncologico e quindi recuperare la mobilità passiva che si diceva precedentemente, perché come abbiamo visto le eccellenze sono al massimo, addirittura siamo dei centri di riferimento mondiale su alcune cose. Prego. Franco? Sì, mi sentite? Sì. Ma l'hai detto tu, è chiaro che per riuscire a curare bene dobbiamo in qualche modo mettere in campo delle tecnologie sempre migliori. Le tecnologie sempre migliori si vengono a sviluppare attraverso un'operazione di ricerca che va sostenuta, però va sostenuta in maniera un po' diciamo multifattoriale, non è solo la regione Piemonte, ma tutti gli stakeholder devono in qualche modo contribuire a questo. È chiaro che all'interno di questo dobbiamo però anche non dimenticare che poi dobbiamo mettere in piedi delle tecnologie che poi vengono usate in maniera assolutamente appropriata, no? Perché se abbiamo delle tecnologie che sono cost efficaci in una condizione teorica, dobbiamo andare a vedere poi che cosa, come vengono utilizzate nell'ambito operativo. Questo si chiama appropriatezza, ma soprattutto dobbiamo anche poi a capire attraverso le attività di audit e di feedback se effettivamente questo tipo di modello organizzativo, che sicuramente è quello metodologicamente corretto, dà poi dei risultati efficaci. Credo che questo sia un po' un'azione di sistema a cui tutti dobbiamo collaborare, in cui ovviamente la regione deve fare la sua parte, come devono fare la loro parte i clinici, i professionisti e anche i cittadini, perché credo che
dobbiamo sempre coinvolgere sempre di più i cittadini devono essere al centro del sistema. Io ho parlato molto, insisto molto sul concetto di comunicazione, perché anche nell'ambito di situazioni come emergenziali abbiamo visto la grande importanza delle comunicazioni. Diciamo che eventi come questi, per cui ringrazio ancora Claudio Zanon, sono assolutamente fondamentali per chiarire le idee. Poi, come dico sempre io, diciamo la qualità di quello che noi facciamo si vede poi andando a vedere risultati pratici di miglioramento della salute con costi assolutamente sostenibili. Grazie. Ecco, io lascerei quindi la chiusura a Beppe Fossati e Giulia Gioda. Come loro pensano, dal punto di vista della comunicazione, si possa vendere meglio, come dire, il Piemonte? Perché facendo incazzare i lombardi, io lavoro in Lombardia, ricordo sempre che su 5 premi Nobel della medicina italiani, 4 hanno studiato all'Università di Torino o insegnato all'Università di Torino. Ecco, come riusciamo, come una volta, a vendere bene quello che era la grande eccellenza piemontese? Beppe e poi Giulia Gioda per la chiusura. Intanto saluto tutti gli amici, è stato un onore avervi tutti qui in questo bel webinar di cui avete dato il massimo apporto. Grazie a tutti. Guarda Claudio, il fatto che il Covid ci ha insegnato a ritrovare fiducia nei medici, no? L'abbiamo scritto tutti, queste parole anche roboanti, gli eroi e quant'altro, adesso bisogna solo stare attenti di non distribuire 4 euro al mese agli infermieri, questo tocca al governo, perché sennò questi eroi sono un po' mal pagati, voglio dire. Però è il momento in cui, mentre si ricerca l'immagine della qualità del Piemonte, perché poi guardate, quando io pubblico un trapianto piuttosto che un'altra cosa e lo pubblico in prima pagina perché una buona notizia vale come una cattiva notizia in termini di spesa del lettore, le risposte sono straordinarie, quindi tutti dicono: ah, ma come siamo bravi, ma che figo, eccetera, eccetera. Poi c'è il silenzio che cade in maniera tombale su quella che è la vita che voi in qualche modo contribuite a salvare. Il problema vero è che, al di là dell'importanza di questi incontri, Giulia in questo è bravissima, voi come Motore Sanità siete straordinari e quant'altro, perché comunque aprite a noi che siamo, come dire, ignoranti da ignorare quantomeno, di queste robe qui poco sappiamo. Dovrei dire che se facciamo comunicazione o se farete comunicazione dovrete in qualche modo semplificare le sigle, perché io per esempio ho molto aiutato da internet, ho tradotto alcune cose che mi sembravano complesse, però voi dovete assolutamente uscire dall'anonimato. Dovete riportare i cittadini che oggi hanno riscoperto la sanità perché avevano paura e continueranno ad avere paura. Allora bisogna in qualche modo confortarli. Lo può fare solo la politica. Voi con la politica dovete, anche grazie ai giornali, il mio è assolutamente a disposizione, picchiare il pugno affinché anche il governo si renda conto che, come dice Claudio, in sanità non si può fare economia. Questo io credo che sia fondamentale, Claudio, spiegare. Sono d'accordo. Giulia, come si esce quindi dal culto della personalità che ogni tanto ha riguardato un po' la regione Piemonte alla valorizzazione del lavoro di tantissimi invece eccellenti colleghi che salvano migliaia di persone tutti i giorni, che le curano e nessuno lo sa? Prego, intanto pagandoli, scusate il pragmatismo femminile. Che con la chiusura. Sono una ragazza molto pragmatica, quindi intanto pagandoli, perché visto che hanno lavorato molto e bisognerebbe riconoscere loro. E poi bisognerebbe cominciare a raccontare anche sui quotidiani piuttosto che su internet, perché internet è un mondo prezioso, i social sono un mondo preziosissimo. Dovremmo cominciare in Piemonte, ma così come un po' in tutta Italia, a raccontare, come dicevi giustamente tu Beppe, le buone pratiche, anche perché se noi riusciamo a raccontare le buone pratiche, vedi associazione prevenzione tumori, noi pubblichiamo, abbiamo un sito e poi mettiamo tutti gli anni sui mezzi di trasporto la pubblicità del 5 per 1000, questo fa sì però che le persone si iscrivano e facciano le visite. Comunicando quanto facciamo, riusciamo anche a far sì che le persone si curino prima,
facendo prevenzione, ad esempio. E se noi scopriamo che le persone sono ammalate in un tempo inferiore rispetto a quanto non lo scopriremmo, riusciremo a curarle anche con una minor quantità di denaro e con minori sofferenze da parte di tutti e magari con esiti migliori. Quindi è solo un circolo virtuoso quello di comunicare che dobbiamo curarci o quantomeno dobbiamo fare prevenzione. Per cui con me è sfondata una porta aperta. Io volevo però ancora sentire Oscar Bertetto in conclusione, visto che adesso si sente benissimo, vorrei approfittare di due parole in conclusione di Oscar. Si senta? Si sente? Certamente. Ma io non è che abbia delle conclusioni, di solito quando partecipo a questi dibattiti cerco di fare tesoro di quello che è uscito fuori dalla discussione e di tradurlo poi in azioni concrete, ecco, perché credo che questo sia il compito di chi ha delle responsabilità di carattere organizzativo. Quindi mi sembra che sia uscito fuori da questa discussione come due punti prioritari: da un lato il fatto che l'oncologia deve saper dialogare meglio con il territorio in cui si trova e quindi dei rapporti diversi tra la medicina generale, i servizi territoriali e i servizi ospedalieri, e dall'altra la grande capacità che l'oncologia dovrebbe avere di innovare e promuovere la ricerca. Abbiamo visto dal mondo della oncologia pediatrica che questo è possibile di farlo in modo ordinato e coordinato. Credo che dobbiamo riuscire a far questo anche nel mondo degli adulti. Dobbiamo individuare alcuni centri regionali in Piemonte su cui puntare per quanto riguarda la ricerca. Non possono essere tutti gli ospedali se vogliamo fare della ricerca in modo serio, perché occorre avere data manager, occorre avere infermieri di ricerca, occorre avere, diceva prima giustamente Claudio Zanon, anche nuove tecnologie. Noi pensiamo sempre soltanto alla ricerca farmacologica, ma c'è la ricerca chirurgica, pensiamo a tutto il mondo della robotica, è utile, non è utile, in quali tipi di intervento è utile e quali no. Anche lì spesso si va in Lombardia per essere operati con il robot perché magari non si sa che in Piemonte c'è e che magari viene utilizzato in modo ancora più appropriato che non in alcuni centri lombardi. Abbiamo la necessità di investire in radioterapia, giustamente diceva l'assenza di un gamma knife a livello regionale, ma anche in anatomia patologica, in biologia molecolare, in genomica. Bisogna però che la regione a questo punto faccia delle scelte chiare su chi fa che cosa anche in questi ambiti, sapendo che non possono essere moltiplicati, non soltanto perché sarebbe molto più costoso, ma soprattutto perché non si raggiungerebbe l'expertise necessario per poter gestire queste che sono indagini problematiche, a volte difficili, che richiedono esperienza e investimento anche in ambito formativo. Quindi credo che da questa giornata, di cui vi ringrazio, si debbano trarre queste tre conclusioni: investimento sulla prevenzione, investimento sul territorio per i percorsi di cura, il follow up e la riabilitazione, investimento in alcuni centri, pochi, per quanto riguarda l'innovazione tecnologica, la ricerca e il nuovo modo di fare oncologia. Grazie. Bene, io vi saluto. Giulia, bisogna anche dire, intanto ringraziamo Bristol che ci ha permesso di fare questo webinar. Penso che tu debba ribadire che stanno seguendo in 40.000 su Zoom e 123.000 sui social. No, scusate, Claudio, era una battuta sul nostro gruppo e con questo il nostro gruppo interno, perché naturalmente non siamo in 40.000, ma ringrazio i 92 che ancora ben oltre le 13 ci stanno seguendo. Quindi Claudio, sei cascato nel giochetto dei nostri ragazzi. Chiudiamo col sorriso, no dai. Chiudiamo col sorriso, grazie a tutti, buon pranzo. Ciao.